Chiudete porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Eccoci qua e benvenuti al nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi. Del Duca. Buondì. E di Ale. Ciao ragazzi. Episodio numero 295, il primo, quello che segna il ritorno dopo il Bailam di Essen, che come sapete ci ha sconvolto le ultime due settimane, eccetera. E come sapete io, Banda e Ale abbiamo fatto la fiera, abbiamo fatto tutto un report, diciamo, con i Frizzi e Lazzi settimana scorsa direttamente dalla Germania, direttamente dal nostro piccolo appartamento di Eligenhaus. Il setting, devo dire la verità, anche se la sera prima avevamo dei grossi dubbi per quanto riguardava le fonti di luce, in realtà alla fine si è rivelato probabilmente il migliore di tutti i setting che abbiamo mai avuto. Esatto, e forse ho sbagliato a rivelare la nostra location Eligenhaus, perché adesso Eligenhaus è fully booked per l'anno prossimo. Quindi probabilmente sarà merito di quel meraviglioso bosco maledetto che circonda l'intera zona. E invece Mac, come è andata allo stand di Horrible Guild per tipo una settimana intera? Beh sì, sono stati 5 giorni in realtà, è andata molto bene, ci siamo... Quindi giorno di allestimento, sì, esatto. il martedì e mercoledì abbiamo allestito, abbiamo cominciato a fare tutto, poi giovedì, venerdì, sabato e domenica full time. È andata molto bene, siamo stati molto contenti, soprattutto proprio per come, nonostante il cambio di location che un po' ci impensieriva, la fan base ci ha dimostrato tutto il suo affetto e insomma abbiamo avuto tutto molto bello. Tutto però molto voglio sapere quali sono stati i giochi, i most wanted. Beh, per quanto riguarda ovviamente Horrible Guild, perché Quicksand è andato sold out praticamente, non c'è stato un tavolo che non l'abbia provato, che di cui almeno una persona non se ne sia portata a casa una copia, anche perché costava 22, un prezzo più che onesto, costo molto accessibile, un sacco di divertimento, gente veramente entusiasta. E poi vabbè, quello che era un po' successo annunciato di Similar Lord of the Rings, che anche quello è andato sold out, gente che è passata a comprare praticamente solo quello. No, ma veramente? Certo. E perché il Banda non ce l'ha in triplice copia? Non me l'ha chiesto. E quindi molta felicità. E poi bene anche Sunrise Lane, che è stato l'altro gioco. È comprabile adesso? Certo, sì, tutto comprabile sul sito, tutto quanto. Tutto quanto, anche perché essendo tutti giochi totalmente indipendenti dalla lingua, direi che... Ecco, ma Sunrise Lane è il connubio Horrible Guild Knizia, vero? Esatto. È una new version basato su Rondo, e con delle nuove... un sistema diciamo un pochino più moderno, alcune cose di fine partita un po' differenti e queste bellissime casette che poi a fine, ti faccio una domanda, anche se ovviamente siamo stati allo stand a bere del vino al termine, a bivaccare dopo sicuramente sabato sera, anche giovedì, sì, giovedì e sabato, perché venerdì siamo andati a bivaccare alla Devia, esatto, e volevo chiederti Queens Dilemma, sì. Non c'era neanche una demo, no, perché le cose stanno ancora, è tutto in fase di pre-lancio, di lavoro, sì, si sta lavorando tantissimo, ho detto pre-lancio, vuol dire pre-produzione, esatto, ha aperto il pledge manager ancora, c'è ancora spazio di manovra per chi non ha partecipato alla campagna. È un progetto ovviamente mastodontico e come tutti i progetti di questo genere si fa anche molta fatica a parlarne evitando di spoilerare alcunché, soprattutto sulla storia e sugli intrecci c'è parecchia roba nuova, però cambia parecchio rispetto a King's Dilemma, benché ne mantenga sostanzialmente la struttura base, no? Il Dilemma System, però ci sarà molto più da fare, ci saranno tante cose in più, tutte le storie anche come al solito si intrecciano, però capirete bene che è veramente un progetto tanto tanto impegnativo e infatti ci sta totalmente assorbendo in queste, già ci ha assorbito nei mesi precedenti e sarà quello che ci assorbirà. Quindi tu sei stato in Germania una settimana tonda. Esattamente, molto bene. Esattamente. Vabbè, io
per quanto riguarda Horrible Guild, la gazzetta Horrible Guild chiude qui così. E andiamo invece a volevo chiedervi, non abbiamo detto una cosa che non abbiamo detto nella diretta di settimana scorsa, era secondo me non ne abbiamo dette diverse, ma perché eravamo distrutti, esatto, e in più ovviamente avevamo l'aereo da prendere e volevamo concentrarci su quelli che erano le nostre top 3, però anzi no, top 3, scusate, tre citazioni in alcun ordine. No, ma è un tema che tornerà con l'intervento di Ale. Tre top tre. Volevo chiedere ad Ale, anche tu, anche a te Mac e anche ovviamente a Banda, che cosa vi siete portati a casa, perché questa cosa non abbiamo detto, quali sono gli acquisti che abbiamo effettivamente fatto. Guarda Jack, faccio sempre da rompighiaccio, sono partito dicendo andrò a Essen e comprerò solo una cosa, e in realtà sono tornato a casa con 10 robe, perché ho preso Unmatched Adventure, l'espansione cooperativa di War of the Ring, 3 scatole di Combo Fighter con tutti e 12 lottatori, perché non sapevo che fossero lì, ma adesso si sono ripresi i diritti dalla Colossal e hanno ristampato l'intero gioco con la nuova grafica, con le nuove scatole, le nuove regole, tutto, ed erano lì, e ho detto lo cercavo da 3 anni, era introvabile, ho portato a casa tutti i set. Poi ho preso anche, aspetta, il gioco del duello Challengers 2, e poi il mitico gioco del duello giapponese Kiriai, che è stata la rivelazione dell'ultimo minuto. Mac, tu hai effettivamente preso Freelancers, sono riuscito a prenderlo. Freelancers, quello di cui, che era il numero uno tra l'altro della mia Most Wanted per Essen. E perché gli altri due che mi interessavano, ovvero Dracula vs Van Helsing e Jack e le Hyde, sono finiti a metà del primo giorno. Avevano portato 5 copie e le hanno finiti subito. Mi fa sempre ridere quando uno va a Essen o a una fiera comunque enorme e paga fior fior di quattrini per lo stand e tutto e porta il suo gioco di punta in 5 copie. Realtà, mi domando sempre, ma quanto ci devi credere in quel prodotto? Cioè, da quello che ho capito, lì quelli della Mebo, mi pare che si chiami, avevano fatto tutta una campagna di pre-order prima, quindi in realtà le copie non allocate erano pochissime. Sì, okay. Poi qualche copia, ho visto un paio di conoscenze che sono riusciti a prenderla tipo a fine giornata di straforo, perché chi doveva prenderlo non si è presentato, ma ovviamente io non avevo così tanta possibilità di movimento, perciò quando sono andato io non ce n'avevano e per fortuna Freelancers me lo sono portato a casa. Io lì ho giocato a L'Etoile de Paris, I Tetti di Parigi, che è della stessa compagnia, dello stesso editore, e devo dire che mi sono divertito, è stato un gioco abbastanza carino. E non so se fosse finito. Io sono andato lì per giocare a Van Helsing contro Dracula, ma era permanentemente occupato l'unico tavolo che c'era. Per cui siamo finiti a giocare all'Etoile de Paris, che non è stato male. E questo titolo lo trovate anche nel mega. No, stavo giusto guardando. Non c'è l'Etoile de Paris. No. Non c'è perché per motivi di simmetria abbiamo dovuto lasciare fuori qualche gioco. Poi Ale, tu vuoi dire i tuoi acquisti? Io, Challengers Beach Cup, che è Challenger 2. Per forza, perché alla Dimicon, ragazzi, non ce n'è per nessuno. E Kiriai. Poi chiedo a Greta, per favore, di abbassare un attimo il volume. Esatto. E c'è The Bad Karmas, che ho ordinato in blocco. Questo lo sapevo che l'avevi preso in blocco. Tutto, ho preso tutto. Tutti e 12 mostri più il 13esimo. E... segreto. Allora, Mac, onestamente... Te lo dico dopo 6 anni e rotti di podcast. Tanto a freddo, quindi dopo che è passato l'esaltazione. Se tu fossi stato al tavolo di Bad Karma con noi, ti avremmo dovuto scrostare dalla sedia. Praticamente avremmo portato a casa una sorta di... Ti avranno portato in hai presente quando vai nelle fiere di campagna e ci sono invasioni? Sì. I gervasoni. Ti assicuro, Mac, che saresti stato... Ne ho parlato un po' con Ale dopo, quando ci siamo visti poi allo stand la sera, effettivamente era... Cioè, quello mi sarebbe veramente piaciuto vederlo in azione, ma di Teburu, insomma... Comunque Ale ha bontà, tutto. La bontà era... Ma il gioco non dovrebbe arrivare tra tantissimo, perché mi sembrava abbastanza finito. Parlano della... Entro febbraio 2024 dovrò consegnare tutti i Kickstarter, quindi sì, manca tanto. Un gioco che non sono riuscito a provare, ma che ho visto la sera dell'ultimo giorno prima di andare via e che vi avevo detto di attenzionare, per esempio, è Critical Sanctuary. Sì, io lo conoscevo, l'avevo visto l'anno scorso. Un gioco Gigamic.
Gigamic, scusate, è un, praticamente è un tabletop RPG molto light, in cui tu fai le quattro classi canoniche di ogni roleplay game, sì. Però è, secondo me, almeno sulla carta, da quello che ho visto, probabilmente il miglior introduttivo al mondo per gioco di ruolo, basato su gioco da tavolo, insomma. Beh, ecco. Aspetta, perché io e Ale a Modena abbiamo provato Super Kick. Ale, ti ricordi? Quello di Dungeons and Dragons, signorantissimo. Ah, sì. Mamma mia. Sì. No, questo... La prima avventura. No, quello è mega ignorante, sì, ma sì. Perché ha delle trovate a suo modo geniali, ma questo è un po' più classico, solo che ha tutta la grafica illustrata da Vincent Dutré, ha un master screen in cui quando escono i mostri, tu hai la carta del mostro da mettere sopra il master screen... Tu da master vedi le statistiche dietro ed è tutto sì. Con la grafica del mitico Vincent che onestamente ti mette mega a tuo agio per sì. Quanto riguarda l'esplorazione, l'avventura e sembra veramente una figata anche, adesso non mi ricordo il prezzo onestamente, però quello lì è l'unica cosa che avresti voluto sì. Provare. Sì. Ale, tu ti adesso... mi è mancato da provare. Allora, l'intervento di Ale di oggi, piccola anticipazione, parla e vabbè anche quello di Banda, sostanzialmente sono onda lunga di Essen perché esatto. C'erano tante cose da dire che non sono proprio fisicamente entrate sì. Nel... Beh, io devo fare... No, io penso che farò un intervento su Chaos Cove dedicato sì. Perché effettivamente è un gioco secondo me davvero interessante e la campagna parte fra un paio di settimane, quindi farò anch'io quello. No, io ho avuto un sacco di persone che mi hanno scritto perché di Altered non filtrano in realtà così tante informazioni come di altri trading card game in partenza, quindi, e mi hanno scritto per avere insomma sì. Delle informazioni dettagliate, allora piuttosto che ripeterle 20 volte con audio eccetera eccetera ho fatto un intervento da 20 minuti e a posto così. E ovviamente quindi tutto quello che dovreste sapere su Altered in arrivo tra poco e poi Ale con tre titoli più un Kickstarter che invece in realtà sono tre titoli più due Kickstarter ecco. Tre titoli più due Kickstarter, cinque. Ma sì, perché è arrivato un altro? No. Ah, sì, nel frattempo. Okay. Sì, infatti stavo perché mi sono visto l'immagine. Vabbè, onda lunga. Se onda continuate, lunga. Tra l'altro, continuando ad aggiungersi, quindi vi conviene. 10 minuti saranno 6, come i Gremlin. Chiudo dicendo che io, ovviamente, ragazzi, ho preso Sky Team e che come sapete è stato il mio numero uno della lista dei più attesi. E voi vi starete domandando, ma Jack, non l'hai provato? Risposta: impossibile. Cioè, c'erano. Mi pare quattro tavoli attorno al tavolo c'erano sempre almeno 10-15 persone che stavano ferme ad aspettare il loro turno, impossibile fare il booking del tavolo, 40 persone in coda per l'acquisto prima che la fiera io apra. Ecco, mi sono presentato sabato mattina perché ovviamente quando siamo arrivati giovedì era già sold out, sì. Però mi hanno detto guarda che ogni mattina ne mettiamo in vendita un tot. Classico, no? Certo, Mac, sì, giustamente, sì. Ok. Anche voi, non so se anche voi fate così. No, quando finiscono. Allora, vabbè, okay, brutta. Però loro no, loro ogni giorno vanno a esaurimento. E cosa succede? Io venerdì non potevamo perché avevamo Altered, allora sabato sono andato lì e, sabato prima di andare da Altered, sono andato allo stand della Red Masquerade o quel che è a prendermi Sky Team. Ho detto, Scorpion Maschi. Perfetto, grazie Mac. Alle 9:15, tre quarti d'ora prima dell'apertura della fiera, vado lì, mi prendo una copia, oppure se non è ancora aperta la cassa me ne faccio mettere via una copia e dopo posso prenderla perché devo andare a giocare ad Altered alle sì. 10. Arrivo e 45 minuti prima dell'inizio della fiera ci avevo 40 persone davanti in coda. Sembrava di essere alla prima di, sì, sì. Non so... Al Lidl quando davano le sneaker all'apertura. Esatto. E mi sono messo lì, ho chiamato i ragazzi e ho detto raga qui si va un po' lunghi, dopo 10 minuti avevo altre 40 persone dietro e la fila faceva praticamente tutto il giro del padiglione, questo per acquistare Sky Team che immagino alle 10 di mattina sarebbe già finito. Davanti a me c'era un eco dei Gioconauti tra l'altro e un 10 persone davanti a me, quindi lo vedevo da distante. Ne ha comprate due copie tra l'altro. Sì. E vi dico solo che il gioco quindi secondo me è stato una delle bombe atomiche della fiera, sono molto contento di averci azzeccato e attualmente, ne parlo adesso quindi una settimana fa, il gioco è attualmente solo in pre-order su tutti gli store europei, per cui si parla di chi ce l'ha e chi non ce l'ha non ce l'ha, però quindi cercherò, il sunto di tutto questo preambolo è che cercherò di fare l'intervento quanto prima perché il gioco comunque secondo me merita tantissimo. Secondo me mi sono letto le istruzioni, mi sono visto i video, so già giocare, devo solo metterlo in tavola e iniziare a smarmellare a tutta potenza perché il gioco merita secondo me tantissimo. Tenetelo d'occhio, è in pre-order su tutti gli store,
europei più famosi, credo anche su Amazon, sui vari non ancora, Amazon. Non ha ancora nessuno interessato a portarlo in italiano, comunque no, magari si è mosso qualcuno, ma al momento non c'è niente di ufficiale. Non lo so, Ale, non so neanche chi di solito porti i giochi della Scorpion Masquerade, come si chiama? Scorpion Masquerade. Scorpio e Masche, però il gioco è totalmente privo di testo. A parte le regole, per cui se vi interessa, comunque vi faccio io l'intervento, magari non la prossima, fra 2 settimane massimo, vi porto Sky Team, perché secondo me è assolutamente da fare, e ovviamente lo porto alla DBCon. Poi io ovviamente ho preso Astrokatzen, per forza. E poi, Die Astrokatzen. E poi il single player, il gioco del pinball di Frise, che sono andato a cercarmi il tutorial e non esistono ancora, quindi mi sa che dovrò studiarlo alla vecchia maniera. E ovviamente regole. Black Friday, sempre di Frise. Questi sono stati i miei acquisti. Fatte le dovute premesse, chiuso un po' il discorso collettivo di Essen per il momento, andrei con il fantastico momento Magic Merchant, a.k.a. Zufolo. Siete pronti? Pronti? 3, 2, 1. Zufolo! Il sito magicmerchant.it, come sapete, è sponsor di questa trasmissione e ovviamente ci ospiterà per la DBCon del 18 novembre. Speriamo. Ora, sì, beh, chi lo sa? Dovrebbe. Allora, che cosa succede questa settimana? Il DBC numero X è roba vecchia, perché si sta avvicinando l'evento numero 2 in Italia per giochi da tavolo, detto anche Lucca Comics. E come sapete, ogni anno Magic Merchant mette in piedi una sezione apposta che si chiama Aspettando Luccant, quindi non è Luccant, è Aspettando Luccant, dove ci sono... Il trailer. Sì, dopo ci sarà quelli che il Luccant... E si inizia a gennaio, esatto, per novembre. Esatto. Allora, perché non c'è effettivamente un DBC15? Perché in questa sezione semplicemente ci sono titoli che vanno anche giù del 75%. Miseria. Ok. Una roba tosta. Adesso vi dego adesso vi faccio un paio di titoli proprio presi dal sito. Allora, la sezione è Aspettando Luccant, la trovate appena entrati in home page, c'è un mega banner ovviamente, e questi sono titoli che sostanzialmente le case editrici mettono fuori per non avere come dire, anticipano gli sconti che ci saranno a Lucca, sì. Per cui se non potete andare a Lucca o non avete fretta di acquistare qualcosa che siete sicuri che volete trovare lì, potete andare in questa sezione e effettivamente trovare cose che saranno comunque scontate in fiera, ma solo che le trovate su Magic Merchant. Ovviamente i titoli di ultimo grido non sono parte di questa scontistica, come non lo sono quasi mai. Però, per darvi un paio di esempi, in giallo la seconda scatola Mac. Ah, il gioco che quella verde, quella verde. Entrambi. In giallo la seconda scatola, esatto. Quella verde, sì. Da 34 a 20 euro. Mamma mia! L'espansione di Bloodborne, 15% di sconto, vabbè, poco, ma ok. Zombicide Undead or Alive, 15%, si scende abbondantemente sotto i 100 euro, per cui chi ha ascoltato l'intervento di Mac e volesse saperne di più, lo sa. Il Black Lotus a quanto sta? Il Black Lotus non niente 15%. No, non viene mica. Tanto non lo compro, non potrei comprare mica Luca. Tanto è sempre improponibile. Sempre cifre improponibili. First Empires meno 70%. Molto, molto limitato. Gioco, secondo me, super figo. Scontatissimo. Abbiamo poi, guarda, vado in ordine. Splendor Duel meno 20% di sconto, costa meno di 20 euro. Quello lì, ragazzi, bisogna che ne compriate due. È un crimine lasciarlo. No, veramente. Questo è quanto. Brasil, il gestionale è uscito a quest'estate meno 20%. Cioè, prezzi da mercatino dell'usato di Facebook e anche più convenienti, secondo me. Espansioni di Tainted Grail a meno 20%, Massive Darkness 2 Hellscape meno 20%, la roba di Green Horde ormai sarà meno 99%, perché senti, questo è uno dei miei preferiti, Oath in italiano meno 39%, caspita, meno di 80 euro, nuovo in italiano non danneggiato, sì. E che tipo ci ha pisciato il cane del magazziniere, no. Mint perfetto. Mint. Ultime copie, anche qua, ragazzi, fatevi sotto, ci sono War of Whispers, gioco di cui personalmente so poco, ma voi ne sapete di più. Sì, è quello che non ho mai portato perché onestamente non mi è mai piaciuto. Cioè, però meno 60%. Sì, per forza, fatti una domanda. Soundbox. Non credo che lì dentro troverai il gioco del trono, ma no. War of Whispers lo troverai. Soundbox, uno dei party game più carini e più originali, a meno di 10 euro.
60%. San Francisco, gioco di inizio, che a me personalmente è molto più, a me no, non tanto, no. Però mi è piaciuto quando l'abbiamo fatto, l'ho trovato, tu forse hai fatto anche un intervento, banda, è meno 50%. Per cui è chiaro, non c'è Nucleum, ok? No, non ci sono, però Great Western Trail, nuova edizione, meno 20%. Ma, però, ma quale? Quello New Zealand o quello Argentina? No, quello vecchio, il primo. Sì. Ah, c'è Nucleum. E come faccio io a scaldarmi quest'inverno? Scusa, lo so. Cioè, la mia scelta. Ci penseremo. Comunque, detto questo, c'è Jekyll vs Hyde, meno 50%, sì. Quindi ci sono delle chicche di cui vi abbiamo anche parlato qua in trasmissione. Cyber Doom Tower, meno 30%, ne parlò Mac in tempi non sospetti. La prima scatola di in giallo. C'è Oddsworn a meno 30%. No, non c'è Oddsworn. Però ci sono veramente delle chicche di cui, ripeto, abbiamo anche parlato in tempi non sospetti. Sì, quindi sì, non avete fatto l'intervento perché poi il sconto su Magic Merchant. No, perché è roba di cui abbiamo parlato anche un anno fa. Se per caso non ce l'avete, volete acquistare, volete dare un'occhiata, avete qualche, non siete magari, c'è, avete un turbo carso a meno 67%, se, ripeto, ci sono titoli che è una vita che volete prendere, avete attenzionato da un botto e non sapete, e magari non, potete andare qui e vi togliete la soddisfazione. Vi serve componentistica poi, per proxare il vostro gioco? È l'occasione giusta. È l'occasione giusta. Diciamo che la cosa di comprare i giochi così è che se poi non vi piacciono lo rivendete praticamente allo stesso prezzo che avete acquistato. Cioè, state sostanzialmente shortando il bene. Esatto. Cioè, voi comprate un bene, poi lo rivendete a 10 euro in più e ci guadagnate. Shortando. Quindi, aspetta. Non so come tradurlo, cioè sono qua che ci stavo pensando. No, so, è un termine borsistico che non può essere insondabili tradotto. Meno 15%. Chiudo con questo perché sennò ora o mai più, ragazzi, ora mai più. Bene, questo per quanto riguarda la sezione aspettando Lookant di magicmerson.it, e ovviamente spoiler, esatto, proprio loro. Questo ovviamente per la sezione Lookant, che porteremo avanti in varie maniere da qui fino alla nota manifestazione Lookant toscana. Chiamata anche offerte trattino 66, perché lo sappiate. Ah, in che senso? È il link della pagina. Sì. Dopo il Valentino 115, offerte 66. No. Io avrei messo un altro 6. Però ma poi sai, era molto evocativo. No, ma poi 6. Ma poi 6. Sarebbe stato estremamente evocativo. Ale, sì, lo faremo. Ne abbiamo altre di minchiate così. O TBC 666, un'anima sì, per 666% di quello, sconto. Quello sì è evocativo. Va bene, allora, poi girate con una specie di vostro amico che l'ha fatto, poi girate, andate a giocare con lui, che diventa una specie di armatura vuota. Esatto. Citazione. Da Elric, no, citazione appunto da Fullmetal Alchemist. Sì. Va bene, ragazzi, questo è tutto. Chiudiamo lo zufolo, salutiamo Pallozzi che finisce di ascoltare la puntata in questo momento. 3, 2, 1. Zufolo! E ritorniamo a bomba sul contenuto vero e proprio di questa trasmissione, di questa settimana, con l'apertura nostro rompighiaccio banda. Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su Altered e non avete mai osato chiedere. In realtà hanno osato chiedere. Hanno osato anche troppo. Sì. I puntini sulle I, i trattini nelle Q e le dieresi sulle umlaut per quanto riguarda questo titolo che uscirà ad agosto 2024. A Gen Con. Alla Gen Con. Abbiamo il nostro maggiore esperto di giochi di carte. Un nuovo player con delle idee fulminanti dentro, che vi abbiamo già anticipato settimana scorsa e che adesso Banda vi spiega ancora meglio. Un team, e questa è stata la mia impressione di quella presentazione, un team di esperti veramente di alto livello, che poi il gioco, ah no, ma secondo me non funziona perché bla bla bla. Sì, può essere, ma il contesto che hanno creato è di assoluta qualità. C'è gente cazzutissima che ha lavorato a progetti molto, molto complessi e molto grossi all'interno di multinazionali, giochi, anche videogame, eccetera. Per cui tutto, ripeto, tutte le componenti loro ce le stanno mettendo. Lo sforzo c'è, il gioco c'è, poi vediamo con che qualità, bla bla bla. Detto questo, non possiamo vedere il futuro, ma è sicuramente qualcosa che vale la pena un attimo approfondire. Chiaramente, come dico in inizio di intervento, la causa del trading card game è una causa buona se tutti ci credono, cioè sono i giocatori, soprattutto chi lo compra. No, nel senso, è anche un discorso, prima di comprarlo devi comunque
fare in modo che una larga fetta del pubblico creda in questo progetto. È proprio per quello dico, soprattutto chi lo compra deve crederci, perché se il prodotto ha un appeal magari solo estetico, ma poi subito immediatamente capisci che non ha polpa, è chiaro che è destinato a fallire. Sì, ci sono piene le forze di Card Game Guarda, per questo motivo. Sono il primo che, insomma, il tema mi tocca fino a un certo punto, ma devo dire che se non ce la fanno questi, non so chi ce la può fare, anche perché sono ben consapevoli che questo è un IP nuovo. Certo. Cioè, quindi con tutte le problematiche legate. Chi è andato dentro con la Disney, con l'Orcana, aveva già e partiva già in prima classe. Chi è andato dentro con Star Wars era chiaro. Già questi si stanno inventando un mondo nuovo e si stanno veramente, credo, stanno dando veramente tutto per riuscire a questo progetto, perché l'impegno che abbiamo percepito è veramente totale. Ci sono tantissime attenzioni ai dettagli, si vede che è gente che ha già fatto questo tipo di progetti, non è un team di scappati di casa, è una roba di alto livello. Che poi non funzioni, ripeto, non lo so, però ripeto, secondo me diciamo il tema che è quantomeno interessante, diciamo, e sai che io non sono un fan Diciamo che questi stanno per arrivare nel mercato dei trading card game non per aggiungere un qualcosa come quelli che hanno fatto l'Orcana o come quelli che hanno fatto Star Wars Unlimited, che assomiglia ad altri 10 prodotti uguali, però sfruttando un IP forte vivono di rendita, perché fondamentalmente è quello. Questi arrivano per dire: ragazzi, o cambiamo adesso definitivamente il mercato dei trading card game per sempre, e quindi proprio il sistema di trading, cioè il sangue, l'intero sistema, la linfa vitale, il sistema cardiocircolatorio mondiale di questo genere di giochi, o non lo faremo mai più. E loro effettivamente hanno veramente sparato in alto, però questo progetto sembra veramente ben fatto. Poi andrà bene, non andrà bene, di sicuro io non ho la sfera di cristallo, e dico, se guardo quello che mi hanno detto e guardo sulla carta, è una bomba atomica, ma se poi meccanicamente il gioco non dovesse convincere tutti quei giocatori che poi lo trasformano nella loro vita in un hobby totalizzante, eccetera, eccetera, e lì non... Ale, la tua impressione su questa presentazione? Allora, dico un attimo la mia sul discorso Equinox Libellud. Sei chiamato a farlo. Il fatto è che i giochi collezionari di carte in generale, purtroppo, più di tante altre realtà del mondo nostro, dei giochi, vi dicendo, spingono all'estremizzazione, cioè spingono proprio la gente all'estremo positivo o negativo. E soprattutto in questo caso, quando si muove una società come Asmodee, come Equinox, quindi comunque si muove un target, un riferimento abbastanza potente, sta roba qua veramente spingerà all'estremo anche i commenti, i giudizi della gente pre e post. Io mi immagino che qualcuno interverrà con compunzione, arriverà: no, io pensavo fosse una merda, invece è bello. Ma la maggior parte della gente, per partito preso, sceglierà una strada e per coerenza o per ottusità manterrà quella. Diciamo che il mondo di trading card game è per certi versi molto simile a quello delle tifoserie calcistiche. Esatto. Ecco. Poi, quello che abbiamo visto noi durante la presentazione è stato qualcosa di veramente diverso. Non lo stiamo dicendo a caso, soprattutto adesso che è uscito un altro asset abbastanza grosso come l'Orcana. Quello invece che sta cercando di fare, o che si preannuncia verrà fatto con Altered, è effettivamente qualcosa di nuovo anche dal punto di vista meccanico, di quello che provi giocando al titolo. Non è uno scimmiottamento di qualcosa già visto su Magic o su altri prodotti, quindi quella roba lì è già una cosa positiva per quel che mi riguarda. Poi quello che succederà con le Tobanda lo sa soltanto quello che c'è lassù, ma di sicuro la problematica principale che vedo io sarà la risposta del pubblico all'annuncio, quello del Kickstarter. Io ve l'ho detto dopo, ma il fatto che una società come Asmodee, come Equinox, abbiano scelto la strada di Kickstarter, a me personalmente dà fastidio. Poi ci hanno spiegato che la ragione è prevalentemente di marketing. Cioè, sostanzialmente vogliono farsi pubblicità con Kickstarter. Senza doversi esporre troppo. Sì, non ha una ragione economica, ha una ragione puramente di divulgazione del prodotto e prima dell'uscita e dell'annuncio. Cioè, sfruttano Kickstarter come un enorme altoparlante che porterà poi Altered a toccare magari
zone, aree o interessi che normalmente non avrebbe con un lancio tradizionale, ci sta. Però, ripeto, io quella l'ho trovata... È un po' un hacking di Kickstarter, sì, di quello che Kickstarter avrebbe sì, che travisa completamente il significato stesso del portale. Sì, ma ragazzi, posso dire, cioè, la roba del travisare il significato di Kickstarter, onestamente, non ha più senso. Dopo 10 anni non so nemmeno perché ancora la tiriamo fuori, ormai Kickstarter... Lasciatemi essere un po' nostalgico. Cioè, sì, ho capito, ma cioè, intendo dire, dopo anni che la Kmon abusa di quel portale per buttare fuori giochi di zombie... Non so perché vi stupite, esatto. Cioè, quello che io vi ho detto in merito è che al di là della natura economica di Kickstarter c'è il fatto che per farti la massima pubblicità nel mondo dei giochi da tavolo worldwide moderno, dire che hai fondato il tuo Kickstarter nel giro di un'ora con la tot cifra sul target vale più di qualunque roba, perché appena qualcuno lo sente corre immediatamente ad aprire un computer, anche lui ci si fionda dentro per il FOMO. È così, cioè, loro sì, vogliono, sì. Loro hanno in mano il biglietto d'oro di Willy Wonka, ma non sanno realmente quanto possa valere, e quindi lo capiranno solamente con quel termometro lì. Cioè, Kickstarter gli funge da termometro. No, caso l'idea degli NFT è fuori di testa, cioè il sistema del QR code sì, è bellissimo. È bellissimo. Concettualmente potenziale. Ah, Banda, ma dai anche un po' di impressioni di gioco? Certo, tutto. Sì, certo. Sì, no, beh, chiaro. E poi la gente sa. No, perché la cosa in pubblico, sì, no, più che la altro, sognetta. La cosa importante qui è che è molto facile prendere dentro il normalmente di un trading card game tu vuoi sapere la parte meccanica, non te ne frega niente del resto. Qui invece bisogna proprio scorporare le due cose, come la proprietà digitale della carta, qui bisogna scorporare il sistema di trading con la meccanica di gioco, perché possono tranquillamente, uno ti convince molto e l'altro no, cioè non è detto che questo prodotto sia perfetto in tutto, magari ha un sistema di trading innovativo che ti convince e una meccanica che ti convince poco, oppure al contrario, la meccanica ti piace un casino e il sistema di trading, anche se rivoluzionario, non ti convince per motivi tuoi. Quindi bisogna soppesare bene le robe nell'intervento, spiego bene prima l'uno e poi l'altro, perché effettivamente sono due aspetti di un unico prodotto con cui devi fare i conti. Non ti ho chiesto, ci vuole la colonna sonora sotto? No. Decido io. Comunque sei tu l'editor audio, quindi va bene. Carta bianca. Va bene, allora andiamo con tutti i puntini sulle i per questo Altered. Vai, Banda. Mentre cammino nervosamente in testa ai miei compari verso l'uscita della Hall 8 di Messe Essen, mi domando, Banda, sei pazzo? Sono alla più grande fiera di giochi da tavolo del mondo. Sono le 9:50 del mattino di sabato. Orde di giocatori sciamano verso l'interno e tu stai portando Ale, Jack e Dude Express fuori da lì ancora prima che la giornata di gioco inizi. E per cosa? Per una demo di oltre 2 ore di un nuovo trading card game dello stesso autore di Seasons? Se questa demo si rivela una sola, avrai negato un'intera mattina di fiera di gioco ai tuoi migliori amici. La luce del sole oltre il cemento. Un minuto di cammino verso l'Hotel Atlantic. Pensieri belli e brutti che si alternano. Guardo Dude Express. Sembra carico a 10.000. È un tipo enorme, di Trento. Un defensive tackle mancato come il suo concittadino Big Man with the Ball del Vulcan. Ma cosa diavolo mangiano a Trento gli uomini? In prossimità della porta dell'albergo, già mi immagino di salire al 12° piano. Le porte che si aprono su un open space tutto a tema Altered, colori e figure Riot-like ovunque. Ogni ben di Dio da mangiare, decine di persone che si stringono la mano e parlano in 5 lingue diverse. Niente. Piano terra, stanzetta lato bancone della reception, quella col banner del gioco fuori, 4 gatti. Procediamo verso, nell'enorme stanzone... A lato, sparuti gruppi di giocatori e autori provano titoli di prossima uscita. Riconosco subito uno dei miei idoli, Martin Wallace. Lo faccio presente a Jack, che corre a farsi una foto con lui. Prima però ci tiene a fargli sapere di aver verificato su Google la sua identità, per non fare figure barbine. È davvero lui, è Martin Wallace, il papà di Brass. Però Mr. Wallace le consiglio di cambiare foto profilo sui social, girano solo quelle di 20 anni fa, ormai non la si riconosce più. Buona questa. Tutti ridono. Rullo di tamburi, sipario. Dopo la simpatica boutade, ci fiondiamo nello stanzino dedicato alla presentazione di Altered. 4 francesi all'interno. Lo sviluppatore, più basso di me, ma decisamente più intelligente. L'IT,
il più umile e silenzioso del party, il social media manager, un personaggio stile Luna Lovegood ma che al posto dei testral vede like e view che salgono e scendono in tempo reale, e per finire il frontman, il tipo figo brizzolato e fisicato con la lingua sciolta. Quattro personalità diverse le loro, accomunate da una cosa sola. Gli italiani sembrano stargli un po' sulle palle. Ci fiondiamo come avvoltoi sulle caraffe del caffè e indugiamo sui pasticcini commentando le meravigliose grafiche, piccole e grandi, che letteralmente tappezzano la stanza. Un bel copincolla ad Arcane, la serie Netflix ambientata a Runeterra, il mondo di League of Legends. Il frontman, con un sorriso a 32 denti, si avvicina e mi informa che l'invito era per una sola persona e non per quattro. Gli dico che l'invito è arrivato al DBC come collettivo. Ho inteso che la demo fosse per decine di persone e che un gruppo di due o quattro partecipanti dall'Italia non avrebbe certamente compromesso l'evento. Mi dice di no, col suo sorriso metallico standard, e io ricambio. Mi giro verso i miei compari e li libero dai loro obblighi. Godetevi la fiera, guys, faccio io qui. Jack sembra sollevato, 120 minuti di uno contro uno di carte per lui di solito sono un'agonia. Vuoi mettere a girare per gli stand più improbabili a provare giochi taiwanesi e coreani sconosciuti? Ale accusa il colpo, ma anche lui in fondo non disprezza l'idea di rientrare subito in fiera. Dude Express è affranto perché crede che in questa cosa più di tutti noi. Mi dice che resterà come spettatore in ogni caso e amen, così sia. Il tempo passa, altri 10 minuti, poi si comincia. Se vogliamo, ci è concesso restare tutti per la prima parte di presentazione. Vive la France! Peccato che, dei 6 ospiti previsti, dopo 20 minuti, 3 non si presentano. E voilà, madame et messieurs, 4 italiani su 6 alla demo di Altered. Salvano la faccia e la demo al team di sviluppo di Régie Bonce. Le karma, direbbe qualcuno. Ci sediamo quindi, tutti armati di caffè americano e grandi aspettative. Partono le slide accompagnate dalla voce del frontman. I mondi dei sogni e della realtà si sono fusi, causando un cataclisma definitivo. L'umanità ora vive su un piccolo territorio perché esplorare nuove terre è diventato troppo pericoloso. Al di fuori di questo territorio si scatenano tempeste magiche e solo coraggiosi avventurieri riescono a raggiungerlo. Tu sei uno di questi avventurieri, un eroe del popolo, in grado di modificare la realtà secondo i tuoi ideali. Parti per ricostruire il mondo. Evoca potenti Eidolon e usa incantesimi per guidare le tue due squadre di esplorazione attraverso la tempesta. Il tuo obiettivo è far sì che le tue squadre si uniscano nella tempesta per trovare un percorso praticabile attraverso di essa, consentendoti di calmarla e plasmarla secondo la tua visione. Questo incipit è sicuramente molto originale rispetto a quello che sottende ogni altro TCG della Terra. Al contempo però, volendo per forza sfuggire al canone, volendo per forza dissociarsi dal viaggio dell'eroe di Campbell e da concetti archetipici come violenza, armi, punti vita, palla di fuoco, goblin 1-1 rosso che attacca subito al primo turno, lo stesso incipit appare difficile da introiettare. Il setting sembra molto new age, molto naif, poiché in esso la sana violenza è stata sostituita da una corsa che esplora per primo una zona sconosciuta di fantasia. Prendere o lasciare, insomma. Il mondo di Altered porta nel suo DNA l'eredità di Libellud, con un'ambientazione in cui l'esistenza umana si è fusa con i regni dell'immaginazione, un evento chiamato il tumulto. Il mondo di gioco è inclusivo e ottimista, con i suoi abitanti desiderosi di esplorare le possibilità di ciò che li circonda. Il frontman ci tiene a farci notare che in Altered non ci sono solo eroi e comprimari bellissimi e intelligentissimi, molti sono e saranno esteticamente normali o anche brutti come la multipla. Questo per rappresentare in gioco la variegata estetica degli esseri umani. Mentre ci dice questo, però, al suo fianco svettano 3 banner giganti. Uno rappresenta un avvenente Lolita stile Harley Quinn. Uno rappresenta un giovane mulatto dagli zigomi marcati e dai capelli rasta azzurri. Sembra uscito dalla locandina di un club di spogliarellisti. Uno rappresenta una donna bellissima e dallo sguardo intelligente, con le gambe meccaniche. Sembra uscita dalla copertina di Vogue, rivista per cui ha rilasciato un'intervista sulla sua startup miliardaria appena lanciata. Come se niente fosse, per nulla imbarazzato, il frontman ci dice che gli artisti di oggi sono incapaci di raffigurare il brutto e che alla Equinox stanno educando i loro artisti a rappresentare i personaggi in modo meno canonico. Mi offro subito come modello. Tornando a noi, l'esplorazione è al centro del gameplay di Altered. Ogni giocatore possiede 2 pedine, un eroe e una pet, che si trovano agli estremi opposti di un percorso di esplorazione composto da sole 5 carte. Le 3 carte al centro del percorso vengono mescolate e posizionate a faccia in giù.
Ora viene il difficile, ovvero farvi capire il senso del gioco che va oltre le semplici regole. Le 5 carte da esplorare al centro del tavolo tagliano lo spazio di gioco in senso orizzontale. La metà di ogni giocatore è ulteriormente divisa a metà in senso verticale. Tenete a mente questa semplice divisione in 4 quadranti e tutto vi sembrerà semplice da qui in poi. Il mio turno parte. Stappo tutte le mie carte, ne pesco due nuove dal mazzo e in quel momento decido se metterne in tavola una coperta da usare come mana, esattamente come in Lorcana o in Star Wars Unlimited. Avrete capito, amici, che usare carte come mana è ormai lo standard del genere. Poi si gioca. Il mazzo contiene solo 3 tipi di carte. I classici istantanei gioca e scarta, le classiche creature con 3 statistiche e abilità e per finire le carte di tipo permanente, le uniche capaci di permanere in gioco a tempo indefinito salvo uso di removal. Le carte permanenti in soldoni sono incantesimi ongoing che fanno cose in modo passivo. Le carte creatura, qui chiamate esploratori, sono chiaramente le più importanti e le più giocate. Per battere sul tempo il vostro avversario è necessario fare avanzare il proprio eroe, il proprio pet, più velocemente degli altri. E come si fa, banda? Usando un sistema di maggioranze numeriche in perfetto stile Battle Line Shotten Totten, ma su più currency, su più elementi alla volta. Ripetete dopo di me, grazie, Doctor. Ogni esploratore ha un certo valore compreso tra 0 e n in ognuno dei 3 elementi del gioco. Ogni carta esploratore va giocata o sul lato destro della board o sul lato sinistro. Questo perché a fine giorno, ovvero a fine round, dopo che entrambi al tavolo passano perché impossibilitati a giocare nuove carte, 2 saranno le maggioranze numeriche calcolate, una per l'eroe e una per il pet. Ciò significa semplicemente che se lato eroe io ho 8 e tu 5, il mio eroe avanza e il tuo no. Se lato pet tu hai 4 e io 2, il tuo pet avanza e il mio no. In caso di pareggio, indovinate un po', non si muove nessuno. Nell'esatto istante in cui un eroe e il suo pet si incontrano, la partita termina e il loro possessore vince. Fin qui voi direte, bello, eh? Ma adesso viene la ciccia. Sì, perché dopo avervi lurato sin qui con un brodino di pollo, vi metto KO facendovi ingoiare un calzone ripieno di cannoli siciliani. Delle carte al centro, a parte le 2 iniziali, 3 sono coperte e si rivelano solo quando si avanza sopra di loro. Ognuna di esse contiene 2 location, non una. Ma mentre le carte iniziali raffigurano icone di tutti e 3 gli elementi, blu, verde e rosso, le carte al centro sono degli orrendi imbuti che raffigurano sempre e solo 2 elementi su 3 o addirittura un solo elemento su 3. Questo significa che la lotta per il dominio elementale a suon di maggioranze aritmetiche non segue un ritmo lineare. Vincere una maggioranza su 3 è facilissimo quando si parte, questo semplicemente perché vincerne 3 su 3 è ovviamente molto difficile, quindi in Altered si parte spesso avanzando assieme all'avversario. Io vinco nel blu, tu vinci nel verde, tutti felici procediamo. Ma quando per muoversi si deve vincere un elemento tra 2 soltanto, le cose si complicano perché diventa più facile interdirsi a vicenda e il peso specifico di ogni carta aumenta e diminuisce in modo drastico in base alla posizione delle nostre pedine. Il climax si raggiunge nel location mono elemento, snodo cruciale del gioco, poiché in un sol colpo si avanza bloccando l'avversario. Secondo colpo di scena del gioco è la questione memory o riserva. Tutte le carte di Altered hanno Unearth, tutte. Disotterrare, Unearth. Pagando il costo di disotterrare, è possibile rimettere nel campo di battaglia la creatura che la possiede, con rapidità, con l'obbligo di esiliarla all'inizio della prossima sottofase finale, da Magic the Gathering Wiki. Ciò significa che ogni singola carta di Altered avrà un determinato costo di gioco dalla mano e che la stessa carta, prima di essere scartata definitivamente, sarà posta in una zona della board chiamata riserva o memory a tempo indeterminato, zona dalla quale potrà essere rilanciata a costo diverso, maggiorato o scontato in base al mazzo scelto. Ad esempio il mazzo verde paga molto le carte dalla mano, ma poco dalla riserva. Viceversa il mazzo rosso paga poco dalla mano e molto dalla riserva. Questa scelta di design sposta un casino la percezione dei giocatori del peso di ogni carta, perché in Altered tutto torna sempre almeno 2 volte. Creature istantanee e permanenti, tutto sempre giocabile 2 volte. Ma attenzione, perché la riserva ha un cap massimo di 2 carte a scelta, le altre vanno dirette negli scarti. Riesco a sentire da qui le vostre sinapsi che iniziano a scoppiettare come chicchi di mais nel microonde. Unite a questo unearth globale totale il fatto che al termine di ogni giorno di gioco
Dopo il calcolo delle maggioranze, la board viene resettata e si riparte da zero, salvo effetti passivi che spawnano cose, e avrete davanti il vasto panorama decisionale della partita. Transeunte. Tutte le carte del gioco sono soggette al divenire e destinate a finire in opposizione all'eterno e all'assoluto. Considerato il rapporto tra il numero di carte pescate, giocate, convertite in mani in modo progressivo, considerati i casting cost, il numero di step richiesto per vincere, le stat medie delle creature, il numero di istantanei e permanenti e removal che girano rispetto alle creature, si vede chiaramente che Altered è un gioco di qualità e non di quantità. In Altered non si costruiscono board di 20 carte da gestire ogni turno, non si accumulano orde di permanenti intervallati da resette brutali. In Altered si giocano poche carte, il mana si esaurisce in fretta, restare ultimi in gioco e programmare i turni futuri è fondamentale. In Altered inoltre il ritmo non è regolare, in Altered è certo che in alcuni round si perde e in altri si vince. La bravura del giocatore sta nel perdere round non significativi per settupare una mano e una riserva forti per vincere round decisivi. Le sei fazioni che abbiamo visto in demo erano i Muna, verdi, i druidi, che si concentrano sulla natura e sulla persistenza delle loro carte nel tempo. La nostra invidia è la loro forza. No, scherzo. La loro forza sta nel basso casting cost, dalla riserva e nelle carte che permangono dopo il reset di fine round. Ordis, blu, gli ideologi che sostengono l'ordine e la loro filosofia di gioco, si basa sullo spawnare passivamente token soldato 1-1-1, lato pet e o lato eroe, senza impegnare mana. Ovviamente i miei preferiti perché blu, perché disciplinati e capaci di mettere molta pressione all'avversario. Izmir, viola, i maghi che studiano il tumulto, quelli capaci di posticipare le loro mosse e giocare per ultimi la maggior parte delle volte, nonché capaci di riavvolgere il tempo e spingere indietro le pedine altrui nel loro percorso. Clamorosi. Axiom marrone, gli ingegneri, che usano la scienza per creare robot e altri strumenti. I classici tizi che respirano e costruiscono droni volanti 222 che fanno cose. Li detesto di default. Lira, rosa, gli artisti che celebrano la bellezza del mondo cambiato, gli adepti di Zinch che sposano la Chaos Magic e il tiro di dadi per stabilire le loro stat. Roba da pokeristi consumati, ma fortissimi quando entrano in gioco. Bravos, rosso, gli avventurieri che spingono i propri limiti per dimostrare la loro forza. I barbari vichinghi testosteronici che non vanno per il sottile, quelli che piacciono a me, che per intenderci. Quelli che costano poco dalla mano e che sono in grado di avanzare più rapidamente degli altri, ma che si rivelano fragili sul lungo termine. Chiudiamo qui con la parte gamistica e passiamo ora alla vera rivoluzione copernicana del genere trading card game che Altered dovrebbe rappresentare. Dovrebbe e vorrebbe. Ma in che modo? Partiamo dalla risposta con una domanda. Sapete cosa sono gli NFT? Non fungible token, NFT, qualcosa di unico che non può essere sostituito da altro, certificati di proprietà su opere digitali. Ogni volta che parlo a qualcuno di un nuovo trading card game, la risposta che ricevo è sempre la stessa. TCG, un collezionabile, tipo Magic the Gathering, no grazie, non ho tempo, voglia e soprattutto soldi per buttarmi in questa fase della mia vita nell'impresa di seguire questo tipo di giochi. Del resto, i problemi dei TCG sono sempre gli stessi dal 93. Mettere d'accordo tutti, casual gamer, pro player e collezionisti, è un devasto. Tutto finisce sempre nella speculazione più becera, nel dover spendere una marea di denaro per avere in più copie singole per il proprio mazzo. Mazzo che al cambio di meta tra qualche mese varrà metà di quanto vale oggi. Allora vai su Card Market e cerca, ordina, paga, aspetta, ricevi, sbusta, apri un reclamo se le carte inviate hanno problemi. La morte del gioco di carte. Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Flesh and Blood, Lorcana e Star Wars Unlimited hanno tutti questo stesso problema. A livelli medio-alti il tempo e i soldi richiesti per ottenere le carte per giocare in modo competitivo sono semplicemente inaffrontabili oltre una certa età. Altered affronta questo problema in modo semplice e definitivo. Grazie alla presenza di un QR code su ogni singola carta stampata è possibile scorporare in via definitiva la proprietà digitale di ogni carta dalla carta stessa. Altered, in pratica, trasforma ogni carta in un NFT. Aperta una busta da 13 carte, si andrà a scansionarle velocemente con la camera del telefono, che in multiscan registra tutti i codici a nostro nome. Da quel momento noi saremo certificati ufficialmente come possessori di quelle carte. Tuttavia, sempre grazie all'app, sarà possibile mettere in vendita o in prestito singole carte della nostra collezione digitale, l'unica che conta. Worldwide qualcuno potrebbe voler comprare alcune delle nostre carte, quindi stile Vinted pagherà una certa cifra stabilita dal libero mercato delle aste digitali interne al gioco, con un click
La proprietà digitale di quelle carte passerà a lui e a noi verrà depositata una controparte in denaro sul nostro saldo, saldo da spendere a sua volta in asta per le carte che ci interessano. In un secondo, la proprietà di decine di migliaia di carte ogni giorno circolerà liberamente in ogni posto della Terra dove si gioca ad Altered, dal Giappone alla Malaysia, dagli Stati Uniti al Belgio. So che vi state chiedendo tutti la stessa cosa ora, ovvero, banda, ok, volevo 4 angeli di sera per il torneo parrocchiale, li ho presi a un tipo della Guadalupe via app, ma mica posso giocarle in digitale ste carte, come le stampo? È qui che il frontman di Equinox sfonda la vostra porta di casa lanciando granate e sparandovi sui piedi con il suo M16. L'ordine di stampare una qualsiasi carta di cui possedete la proprietà digitale in un qualsiasi numero di copie vogliate arriva diretto alla Cartamundi in Belgio, che provvede a produrre fisicamente le carte e a spedirvele a casa al costo di $1 circa, tutto compreso. Ovviamente $1 a carta, ma se prendete più carte i costi diminuiscono. Potete prestare o farvi prestare la proprietà digitale di una o più carte per il solo giorno del torneo e poi riaverla o farla riavere al proprietario a tempo scaduto in automatico via app, a costo zero. Se vi va a fuoco la collezione completa di Altered, potete fare un ordine a Cartamundi e farvela rimandare tutta nuova a un prezzo ridicolo. Se un ladro vi ruba il mazzo al torneo, se una carta cade in vasca, se salendo sul tram perdete le rare alla fermata, se vi serve una singola carta perché il pro player a cui siete devoti l'ha tatuata sul collo, potete fare un ordine a Cartamundi e farvele mandare tutte nuove a un prezzo ridicolo. Riascoltatevi 2 o 3 volte gli ultimi 2 minuti e mezzo di audio e raccogliete i pezzi di cervello sparsi per tutta la macchina. Poi proseguiamo. Ogni carta, dicevamo, possiede un QR code. Una volta che il gioco sarà attivato, quando si scansionano questi codici QR, scopriremo una breve biografia e storia, 150-200 parole al massimo, sul relativo esploratore, permanente o istantaneo. Il sistema di rarità di Altered funziona in modo diverso rispetto agli altri trading card game. Ogni carta esiste in una versione comune, 2 versioni rare e un certo numero di versioni uniche. Uniche in tutto il mondo, non uniche nel senso estremamente rare. L'artwork sulle stesse carte di diversa rarità è simile, ma le carte rare hanno un artwork che si estende fino ai bordi della carta e le loro statistiche o effetti cambiano. Le carte uniche sono una versione unica di una carta normale, con un artwork ancora più elaborato e statistiche o effetti modificati che non esistono su nessun'altra carta stampata del mondo. Proprio come chi forgia mazzi unici, Altered avrà carte uniche offrendovi qualcosa dalla vasta immaginazione algoritmica di quel mondo che nessun altro avrà mai. Altered sarà venduto in box di booster pack e starter deck, bustine da $4, quindi top in mercato a livello economico, che contengono 9 comuni, di cui un eroe, 3 rare, una su 8 contiene invece 2 rare e un'unica, e una 13ª carta che sarà o un segnalino, un token, o un jolly digitale. Ci saranno 6 starter deck al lancio, uno per ciascuna fazione, $15 l'uno, e ogni mazzo conterrà 40 carte, un eroe e 13 carte in tripla copia, ognuna in 2 versioni comuni e in una versione rara, un playmat ripiegato, token e una guida completa per i giocatori. Le linee guida per la costruzione del mazzo per i tornei richiedono un mazzo da 40 carte con un limite sul numero di carte uniche e rare incluse in quel mazzo. Non so se avete capito bene, al di là delle 3 o 4 copie consentite per carta, ci sarà un limite ben preciso al numero di carte rare e uniche inseribili in ogni mazzo. Su 40 carte pare che solo una 15ina potranno essere non comuni. Ta-da! L'app includerà poi una funzione di costruzione del mazzo in modo che si possa assemblare un mazzo velocemente e quindi inviarlo digitalmente a un organizzatore di tornei. Al torneo stesso l'organizzatore potrà scannerizzare il nostro mazzo nuovamente in modo ultra rapido per verificare che le carte corrispondano all'elenco inviato. L'app includerà un sistema di classificazione per i giocatori che partecipano ai tornei e il gioco avrà regole su come giocare in diversi formati, Sealed, Draft e Constructed, sia in modalità 1 contro 1 che multiplayer. L'app includerà poi la possibilità di trovare giocatori, eventi e negozi al dettaglio in un'area selezionata. Equinox ha lavorato su questo gioco e lo ha testato per 2 anni e questi test continueranno nei mesi a venire. L'editore prevede di organizzare demo roadshow nell'Unione Europea e negli Stati Uniti nei mesi finali del 2023, in preparazione a una campagna Kickstarter del gioco nel febbraio 2024. Altered sarà distribuito in esclusiva da Asmodee e l'editore collabora già con GameGenic per creare playmat di gioco, supporti per le carte, token e altro ancora. Quindi aspettatevi di vedere molte di queste cose nella campagna Kickstarter in arrivo.
Altered sarà lanciato a Gen Con 2024 in agosto, con Equinox che prevede di rilasciare una nuova espansione del gioco ogni 4 mesi e di introdurre un nuovo tema nel suo programma di gioco organizzato ogni mese. Siamo usciti tramortiti dalla demo all'Atlantic, cari amici, siamo usciti consapevoli che una rivoluzione vera nel genere dei giochi di carte collezionabili sia all'orizzonte. Ma la rivoluzione, si sa, si compie solo se in tanti credono alla bontà della stessa causa. Noi non siamo pagati da Equinox o da Asmodee, non vogliamo dirvi che Altered sarà il trading card game della vita o che vi svolterà le abitudini ludiche, ma il suo sistema di trading è sicuramente la cosa più rivoluzionaria che abbiamo mai sentito. Un salto quantico nel futuro, un salto a livello di tempi e costi in grado di migliorare decisamente l'esperienza di gioco di tutti. Per questo abbiamo speso tempo e risorse per presenziare la demo di Equinox e per confezionare questo intervento dettagliato, perché crediamo che il sistema attuale di trading che sottende a tutti i trading card game della Terra sia sbagliato, ingiusto, e va cambiato con un sistema nuovo, più equo e paritario. E a noi quello digitale di Altered sembra un sistema efficace, veloce e magnifico per godersi un collezionabile come un qualsiasi altro gioco da tavolo, in modo non totalizzante e soprattutto economico. E rieccoci di nuovo, è il turno di Mac, il Duca che torna dopo una settimana ovviamente passata a lavorare allo stand di Horrible Game. Praticamente 10 giorni. Horrible Game. Horrible Game. Allora Mac, cosa hai deciso di portare, anche se immagino che tu abbia avuto poco tempo da dedicare al gioco vero e proprio negli ultimi anni? A parte quelli nostri, demo, no. A parte le demo mostruose che esatto. Ci hai fatto. Beh, in realtà recupero una cosa che volevo fare da un po' di tempo, perché dopo la sine qua con avevo detto che avrei fatto un approfondimento su quello che è stato uno in realtà delle cose che è piaciuta di più almeno alle persone con cui ho giocato io, ovvero Forbidden Psalm, e al sistema diciamo di gioco ispirato a Morkborg con cui giocare però degli skirmish di miniature. Aspetta, è Forbidden Psalm, P-S-A-L-M, esatto. Salmo sì, proibito. Forgotten. E allora vi spiego un po' perché questo Forbidden Psalm è così figo, vi spiego un po' come l'ho allestito io, perché questa vorrebbe essere una sorta di mini guida per fare skirmish di miniature, solo di miniature sanguinarie. Esatto, non ci vai molto distante, più che altro perché con pochi soldi si può mettere in piedi un qualcosa che a livello di divertimento puro non ha nulla che invidiare al mondo GV, esatto. Molti soldi per la fantasia, oppure in realtà ci possono seguire proprio delle guide molto precise? No, direi che ci sono pochi elementi da acquistare proprio fisicamente, e mi riferisco soprattutto a quello di cui parlerò, sono gli scenari di cartone della Battle System, che è un'azienda inglese molto, molto in gamba, su cui io ammetto inizialmente un po' scettico, ma che poi dopo l'ho provato, sono fighissimi, okay. E costano una sciocchezza, e la cosa migliore è che sono scenari componibili, cioè a differenza di molti, invece che avere solo un setup, sono come i Lego di una volta, che ci potevi costruire 3-4 cose diverse. Ecco, gli scenari della Battle System funzionano così. Io ne ho avuto la prova proprio alla SinoCacon, quando con una scatola sono riuscito ad allestire due plance di gioco completamente differenti. Okay. E poi vi spiego anche, vi racconto anche, io in quell'occasione ho proxato le miniature con la quintalata di miniature di Zombicide, Green Horde e Massive Darkness che ho in cantina, ma ci sono molti altri metodi con cui poterle avere praticamente a zero, se uno ovviamente fa alcune concessioni all'estetica, tipo usare degli stand-ins molto fighi, tipo quelli di Old School Miniatures, di cui vi parlerò all'interno dell'intervento. Quindi una piccola overview su questa esperienza personale e su come poter divertirsi senza dover svenarsi per acquistare i materiali. Tutto basato su Forbidden Psalm, ovviamente. Molto bene, per cui io non ti rubare, ne so veramente poco di questo argomento. Dopo ne saprai. Se qualcuno vuole fare delle domande, sennò partiamo. Jack, siamo tutti verginelli di questo argomento. Vai. Allora vai Mac e non... Tuffiamoci dentro a Forbidden Psalms. L'intervento di questa settimana sarà strutturato in maniera un po' diversa dal solito. Benché il fulcro di tutto sia Forbidden Psalm, che avete visto sicuramente anche sulla copertina dell'episodio, non mi soffermerò a descrivervi in dettaglio il gioco in sé, che è
piuttosto semplice, piuttosto diretto, come da tradizione della famiglia dei prodotti nati sotto l'ala protettrice di Morkborg, quanto piuttosto mi permette di raccontarvi un'esperienza e un modo di giocare low cost, potremmo dire, che ho potuto sperimentare in prima persona alla SinequaCon di qualche mese fa, a cui alcuni di voi hanno potuto partecipare, e che mi ha dato modo di testare sul campo un piccolo progettino, una piccola idea che avevo da un po' di tempo in serbo per un'occasione speciale come appunto è stata la SinequaCon. I più affezionati ascoltatori di questo podcast si ricordano sicuramente quanto io sia appassionato di miniature. Questa mia passione negli anni mi ha portato a collezionare giochi prevalentemente di questo ambito, quindi i classici dungeon crawler, gli sterminati zombicide che posseggo in collezione e tanti altri prodotti che appunto sono molto ricchi di questi favolosi soldatini di plastica, come vengono talvolta definiti. Accanto a questo ovviamente ci sono anche dei pezzi che io ho collezionato in quanto tali, soprattutto provenienti dal range di prodotti Games Workshop, e a cui però diciamo ho dovuto dare un po' un freno perché sono prodotti piuttosto costosi e soprattutto che hanno una funzione specifica, ovvero giocare ai titoli Games Workshop. Ecco, in alcuni casi ho potuto unire l'utile al dilettevole, come si ricorda, come sa chi si ricorda degli interventi fatti su Crusade City, su altri prodotti GV magari con un po' meno miniature, che però sono comunque andate ad arricchire questa sterminata collezione. Benissimo, a conti fatti poi quando uno guarda la propria collezione dice va bene, ma tutte queste miniature, prendiamo ad esempio, non lo so, tutti gli eroi e tutti i mostri che ho portato in casa con il Kickstarter di Zombicide Green Horde, vivono e muoiono solo legati a questo titolo, solo legati allo specifico gioco da tavolo per cui sono stati pensati, o posso magari sfruttarli per far giocare qualcos'altro in altre occasioni e via dicendo? Fortunatamente per me e per chi come me è un accanito collezionista di miniature, la risposta è sì. Questo sì coinvolge non solo il passaggio direi quasi automatico tra sistemi vicini, come ad esempio avviene tra Zombicide Green Horde e Massive Darkness ad esempio, di cui abbiamo anche degli ottimi kit di conversione che ci permettono di spostare mostri ed eroi da un gioco all'altro, ma anche e soprattutto per tutta quella serie di giochi che esce con un regolamento per miniature generico, ovvero non ha un range di miniature dedicato come avviene ad esempio per tutti i prodotti GV come Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40.000 e via dicendo, ma bensì si prepone l'obiettivo di dare un regolamento che poi può essere utilizzato indipendentemente dal tipo di miniature che uno ha a propria disposizione. Di regolamenti del genere ve ne sono parecchi, soprattutto negli ultimi anni c'è stata un po' una rinascenza di questi skirmish di miniature che sono sostanzialmente solo dei rulebook e che poi lasciano ai giocatori il compito di trovarsi le miniature, andando a fare ovviamente la felicità di tutte quelle case produttrici che da sempre magari fanno delle miniature non legate necessariamente a un regolamento, a un set di regole ben preciso, ma che offrono semplicemente i loro servigi per popolare, tanto per dirne una, le partite di giochi di ruolo, per cui molti giocatori amano avere la mappa tattica con le miniature da spostare durante le loro sessioni. In questo senso Forbidden Psalm fa un interessante esperimento che crea un collegamento fra questi due mondi, il mondo del GDR giocato con le miniature e il mondo dello skirmish di miniature vero e proprio, alla Mordheim, alla Kill Team e via dicendo, giusto per citare due fra i più grossi. Innanzitutto è bene chiarire come Forbidden Psalm, nonostante la grafica, l'appeal e tutto quanto, non sia un prodotto ufficiale della casa di Morkborg, dello Stockholm Cartel, ok? Questo è importante perché Morkborg è diventato famoso non solo per l'estetica e per l'approccio che ha avuto al gioco di ruolo brutto, sporco e cattivo, ma anche per la quantità di quelli che vengono definiti
third party products, ovvero prodotti di terze parti che si sono ispirati alla sua estetica, alla, al suo concetto, al suo approccio alle regole per generare delle cose nuove, dei manuali nuovi che esplorassero nuove direzioni e via dicendo. Nella fattispecie Kevin Raman ha deciso di pubblicare proprio sotto la third party license offerta da Morgborg il suo Forbidden Psalm, che parte dall'idea di questo mondo dark fantasy molto heavy metal, molto black metal, offerta appunto dal prodotto originale, e declinandolo però in un gioco di skirmish per miniature. Questo salto concettuale in realtà non è così bizzarro, perché Morgborg stesso si presta ad essere utilizzato con delle miniature, cioè è un classico gioco di ruolo old school che, se qualcuno vuole, mette le miniature sul tavolo e se lo gioca in maniera molto più quasi da tabletop, quindi da gioco da tavolo vero e proprio. Ecco, Forbidden Psalm, il lavoro fatto da Kevin Raman con Forbidden Psalm è però a suo modo particolare, perché da Morgborg non mutua solo il sistema di gioco veramente iper semplice basato tutto su test con dadi da 20 con un target number da 12 o più, e quindi veramente il più pane salame che ci sia, ma ne prende anche degli elementi proprio tipicamente ruolistici, tipicamente da gioco di ruolo, e li espande per farli diventare parte integrante degli scenari in cui queste bande di disperati si scontrano cercando di portare innanzitutto a casa la pelle e possibilmente di riuscire a portare a termine con successo gli obiettivi proposti dallo scenario stesso. Per farvi una panoramica molto breve di come funziona Forbidden Psalm, si tratta, come vi dicevo, di gang di 5 persone, creature, disperati, chiamatele come volete, pensate a Morgborg e pensate a che cosa può venire fuori mettendo 5 personaggi provenienti da quel mondo insieme e dandogli delle caratteristiche, degli equipaggiamenti, dei difetti, anche dei talenti, e mettendoli sostanzialmente in questo campo di battaglia, confrontandosi con non solo gli avversari, che possono essere 1, 2, 3, 4 a seconda insomma di come si riesce a gestire il gruppo di gioco, diciamo che il massimo secondo me ragionevole è 4, ma anche con i mostri che sono presenti nello scenario stesso. Infatti una delle cose più gagliarde di Forbidden Psalm e che è più affascinante di questo sistema è il fatto che ciascuno dei 10 scenari proposti nel manuale base sia sostanzialmente una piccola avventura di ruolo a sé stante, collegate tra loro da un fil rouge che vi lascio scoprire, perché come tutto nel mondo di Morgborg è pazzescamente fuori di testa. Ecco, le avventure però possono, questi 10 scenari possono essere giocati serenamente come one shot, per giocare appunto una serata o magari un paio in una serata. Ciascuno di questi scenari ha delle peculiarità veramente molto forti, alcuni presentano dei mostri specifici che hanno quasi dei, potremmo definirli dei mini giochi al loro interno per essere gestiti, per essere sconfitti e così via. Infatti una delle cose molto belle di Forbidden Sun è che, oltre al gioco competitivo uno contro l'altro, viene totalmente supportato il gioco in solitaria o il gioco cooperativo, cioè due gang che si, diciamo, danno man forte / si battagliano per portare a termine uno scenario che potenzialmente potrebbe uccidere entrambi. Ecco, tutta questa sfumatura di grigio che permea un po' Forbidden Psalm e lo rende un prodotto ibrido molto bizzarro, molto strano, ma molto affascinante anche in questo contesto, è uno dei motivi per cui mi ci sono avvicinato, oltre al fatto che appunto era il perfetto campo da gioco in cui poter riutilizzare le famose miniature di cui sono abbondantemente fornito, di cui vi parlavo all'inizio. Ora, un altro distinguo ben specifico da fare è che Forbidden Psalm non è che reinventa la ruota, cioè non ci troviamo di fronte a un titolo da strapparsi i capelli o groundbreaking
come per certi versi non lo è stato Mork Borg, se non fosse che ha un appeal estetico e un focus talmente forte su un certo setting, su un certo tipo di gioco di ruolo che lo ha fatto salire, diciamo, agli onori delle cronache. Ecco, abbiamo, come vi dicevo prima, tanti regolamenti agnostici dove appunto non c'è un range di miniatura a supporto, che sono altrettanto validi, se non di più, di Forbidden Psalm. Mi vengono in mente ad esempio Relic Blade o Moonstone, che hanno tutti dei sistemi soprattutto focalizzati sul combattimento vero e proprio, che quindi soddisfano quella voglia di skirmish vero e proprio che le persone che vengono ad esempio da Mordheim o da quel genere di giochi hanno ancora oggi. E non siamo nemmeno di fronte a un Ranger of Shadowdeep, dove c'è tutta una gestione della campagna, del progress, sicuramente molto più ricca, anche più complessa ovviamente rispetto a Forbidden Psalm, e però diciamo con un focus anche più intenso sul GDR, sul gioco di ruolo, sulla parte, o meglio, del gioco di ruolo vero e proprio. Forbidden Psalm fa bene tutto, fa bene un poco di tutto, e infatti anche qua abbiamo esperienza, i personaggi che sopravvivono da una missione all'altra possono essere appunto equipaggiati con nuove armi, acquisire nuove abilità e via dicendo. Ci sono poi tutta una serie di micro eventi che possono succedere tra una missione e l'altra, soprattutto se avete acquistato alcuni dei tantissimi supplementi che poi in questi anni sono usciti a sostegno proprio di Forbidden Psalm. E quindi l'esperienza, questa esperienza ibrida quasi da gioco di ruolo, è garantita. E poi c'è anche un altro plus non da poco: Forbidden Psalm sostanzialmente vi permette di prendere uno dei vostri personaggi di Mork Borg e tradurlo con sforzo pari a zero nel gioco di miniature, oppure viceversa. E su questo ci si possono fare mille cose molto molto divertenti, veramente con una fatica molto molto bassa. Un altro aspetto molto interessante di Forbidden Psalm è che, come vi dicevo, sono usciti molti supplementi a supporto del gioco, e questi variano da un cambio di setting. Ce ne sono due in particolare che sono fra i più interessanti, e uno tutto dedicato alla sostanzialmente prima guerra mondiale, se vogliamo chiamarla così, e un altro invece tutto incentrato su un'ambientazione molto più vicina a Bloodborne, quindi un gotico vittoriano, se vogliamo, ecco, rispetto al dark fantasy brutale del manuale base. Accanto a questi setting alternativi ci sono una marea di supplementi che introducono nuovi scenari, soprattutto nuovi mostri, nuovi modi di creare la vostra gang, con introducendo ad esempio dei pet, dei minion, altre cose di questo genere. Ma questo è un mondo, voglio dire, che vale la pena di essere esplorato anche solo per vedere le idee pazze che l'autore ha avuto, e i suoi ovviamente collaboratori poi hanno avuto, per rimpolpare sostanzialmente l'offerta di Forbidden Psalm. Bene, conclusa questa doverosa infarinatura sul mondo Forbidden Psalm, sia da un punto di vista editoriale che da un punto di vista tecnico, per così dire, posso passare a raccontarvi quella che è la mia esperienza sul campo. Quando parecchi mesi fa sono entrato in possesso del PDF del manuale, che ho comprato per due spicci letteralmente su DriveThruRPG durante uno dei numerosi saldi che fa la piattaforma, mi sono subito intagliato che poteva essere una cosa molto divertente da portare ad una convention, e che fosse la DBCon o che fosse un'altra occasione, io ho sempre avuto il pallino di far provare sistemi un po' strambotti, cose diverse dal solito, e Forbidden Psalm univa due delle cose che negli ultimi anni mi sono più piaciute, ovvero Mork Borg e la grande collezione di miniature che appunto ho incamerato soprattutto da quando esiste Kickstarter. Benissimo. Approcciandomi al regolamento, che è veramente super semplice, mi si è però posto un problema. Cioè, io non sono un giocatore di miniature come dire super navigato, nel senso che ha una collezione anche di scenari necessari a giocare gli skirmish, come può essere ad esempio qualcuno che in associazione gioca a Mordheim, gioca a Warhammer Age of Sigmar, ha giocato a Warhammer Fantasy Battle in passato, e che quindi ha tutti quegli ammennicoli, tutti quegli piccoli gli edifici, le rocce, gli alberi, eccetera eccetera, che rendono possibile poi effettivamente giocare uno skirmish di miniature con gli scenari 3D.
Non avendo il tempo materiale di mettermi lì a costruire con le mie manine delle capanne, delle piccole cittadine, dei ruderi, delle cose di questo genere, mi sono sempre un po' arenato quando si trattava poi di costruire appunto fisicamente lo scenario in cui far giocare questi skirmish. In parte, in tempi più recenti, mi sono venuti in aiuto alcuni giochi che abbiamo in collezione come Dunwich, ovvero Dashend, l'ultima edizione di Dashend, che ha al suo interno veramente parecchia roba, gli alberi, le scalinate, tutta una serie di oggetti che possono essere riutilizzati comodamente in questi casi, oppure ad esempio cose più importanti come la versione mega premium di Oddsworn, che ha dentro questi alberi, queste case pazzesche di plastica 3D che non sfigurerebbero ad esempio su un campo di Warhammer. E, tuttavia, alcuni di questi scenari si prestano, altri non si prestano all'uopo. E ribadisco, non avendo il tempo di voler fare qualcosa di adatto, diciamo di mirato per questo genere di esperienza, ho provato a vedere che tipo di alternative a pagamento ovviamente c'erano a disposizione, e mi sono imbattuta in quella che secondo me è probabilmente la miglior azienda che offre a livello di qualità prezzo dei supporti 3D, degli scenari 3D per questo genere di attività, ovvero la Battle System. La Battle System è un'azienda inglese attiva dal 2012 che crea scenari modulari componibili in cartoncino di altissima qualità, con dei setting che spaziano dal fantasy al fantascientifico all'urbano moderno e che quindi sostanzialmente le permettono di accontentare i desideri di qualunque giocatore skirmish attuale. Dal loro primo Kickstarter del 2018 ad oggi sono stati ben 8 i progetti finanziati con successo dall'azienda inglese, che ha raccolto più di 2 milioni e mezzo di sterline, accontentando i desideri di un totale di oltre 17.000 backers. Da quel lontano 2012, quando il proprietario della Battle System realizzava dei CD su cui poi vendeva e all'interno dei quali la gente poteva trovare i cartonati, i template dei cartonati da stamparsi e da ritagliarsi col taglierino, ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima, e il prodotto di Battle System ormai, per quanto mi riguarda, è sicuramente una delle eccellenze del mercato. Ora mettiamo subito dei distinguo. Vi sto parlando comunque di scenari modulari componibili in cartoncino, come vi dicevo. È un cartoncino di altissima qualità, tra le migliori che io abbia visto di questo settore, ad esempio a mio avviso migliore di quelli dei cartoncini che sono all'interno dell'ultima edizione di Dashend che vi citavo poco fa, e si capisce quanto studio è stato fatto, perché una sola scatola della Battle System vi permette di mettere in scena molte tipologie di edifici e di scenari differenti tra di loro, perché appunto tutti questi pezzi sono componibili tramite degli incastri direttamente nel cartone oppure con dei piccoli connettori di plastica che trovate all'interno delle confezioni, e sostanzialmente il limite è la vostra fantasia. Va da sé che un prodotto di questo genere non è appannaggio esclusivo dei giocatori di skirmish con miniature, ben inteso, ma tutti quei master che hanno sempre avuto il desiderio di arricchire le loro partite di Dungeons and Dragons non solo con le battle map, le classiche battle map 2D, ma anche inserendo degli elementi scenici particolari, una casa in rovina, una chiesa in rovina, oppure una locanda con tutte le sue strutture attigue, eccetera, trovano in questo genere di prodotto veramente la loro Eldorado, perché a fronte appunto di una spesa veramente bassa si portano a casa non solo quello che desiderano, ma un piccolo toolkit praticamente per mettere in scena tutta una serie di possibilità diverse. Per quanto riguarda la mia esperienza personale con i prodotti Battle System, io ho acquistato due scatole, Village Ruins, le classiche rovine di un villaggio fantasy medievale, e Ruined Monastery, le rovine ovviamente di un monastero, di una chiesa. E perché in occasione della Sine Qua Con appunto avevo avuto in mente di ambientare le scorribande delle gang che avevo preparato in un setting diverso da quello proposto
Last of Forbidden Psalm, ispirato a Mordheim, il gioco, il famoso gioco della GV, amatissimo dai fan, amatissimo dal sottoscritto, e in cui secondo me questo regolamento e questo genere di estetica poteva funzionare perfettamente. Benissimo, vi posso dire che con queste due scatole ho avuto modo di agghindare due piattaforme di gioco. Tra l'altro, una delle cose ottime di Forbidden Sun è che ci vuole veramente poco spazio per la maggior parte degli scenari, in quanto richiedono un quadrato sostanzialmente di 60x60, quindi una misura ben più che fattibile su praticamente tutti i tavoli da cucina. Ecco, con queste due scatole non solo ho potuto imbastire gli scenari con edifici a due livelli, cover di vario genere, rovine da esplorare e dietro cui nascondersi e via dicendo, ma mi sono anche avanzati un sacco di pezzi, quindi è possibile, probabilmente con una scatola di Village Ruins è serenamente possibile agghindare appunto due scenari completi, ecco, per far giocare un totale di 4 squadre. Poi ovviamente va al gusto di ciascuno, però ecco, l'altra cosa che interessante di Forbidden Psalm è che la generazione degli scenari casuali, ovvero dei pezzi, perdonatemi, 3D che vengono inseriti negli scenari, è anche quella determinata dal caso, da una serie di tiri di dado, e i pezzi vengono posizionati alternativamente tra i due o più contendenti a seconda appunto di questi tiri di dado. Un'altra bizzarria di questo sistema che però si rivela essere molto interessante da un punto di vista di gioco, ecco. Tuttavia, per non divagare, ragazzi, il messaggio diciamo alla radice è che questi prodotti di Battle System vengono in soccorso di tutti quelli che vogliono qualcosa di veloce, facile, ultra riutilizzabile e comodo per come dire, aiutarli a mettere in scena questi giochi dove è necessario ed è bello soprattutto vedere uno scenario 3D che attraverso cui si muovono i vostri personaggi e le vostre gang. L'altro scoglio che il giocatore occasionale dello skirmish potrebbe trovarsi ad affrontare è, e qua ritorniamo all'inizio, quello delle miniature. Non tutti hanno speso stipendi per riempirsi di miniature più o meno utili come sottoscritto, e quindi a volte capita di avere solo magari una manciata di miniature. Come vi accennavo durante la spiegazione di Forbidden Psalm, il gioco prevede lo scontro fra bande di 5 elementi, quindi non stiamo parlando di una follia di miniature sparse sul tavolo. È anche vero che molti degli scenari proposti da Forbidden Psalm prevedono l'utilizzo di altre miniature, diciamo mostri erranti o altre creature particolari che però appunto non tutti hanno a disposizione facilmente. Lo stesso Forbidden Psalm in realtà fa una cosa molto saggia, perché nelle ultime pagine del manuale ci sono degli standees di carta proprio, pagine di creaturi e mostri di carta che uno può stampare a colori, ritagliarsi e utilizzare come miniature per le sue partite. Convengo con i puristi che lo standee ovviamente non ha alcun confronto con la miniatura 3D vera e propria, ma se l'interesse è solo quello di giocare, io vi dico che vanno assolutamente più che bene. In questo senso, e in un'ottica di spending review, nel caso non vogliate riempirvi di miniature che poi, passata alla fregola per questa novità, rischiano di finire in un cassetto dimenticate, e vogliamo quindi dedicarci, provare questa esperienza con gli standee, possiamo farlo quantomeno con degli standee di alta qualità estetica. Vi propongo quindi, porto anzi alla vostra attenzione, Old School Minis, che è un nome che probabilmente mi avete già sentito citare in episodi passati del podcast. Old School Minis è il progetto di un illustratore italiano che trovate su Instagram con il nome di Sgorbio _, e trovate ovviamente anche Old School Minis tutto attaccato, che è la sua pagina Instagram dove propone i suoi standee, che realizza appunto le classiche paper miniatures, ovvero le miniature di carta, tanto per i GDR quanto per i wargame. La cosa particolare è che il nostro amico realizza queste paper miniatures in uno stile veramente unico e molto molto affine a quella che è l'idea e l'estetica di Mörk Borg. Abbiamo queste creature, questi eroi, questi mostri visti sia di fronte che da retro, in un rigoroso 2D, però che sono ricchi di dettagli e che richiamano immediatamente alla memoria
primaria, tutte le illustrazioni che eravamo abituati a trovare nei manuali dei vecchi giochi di ruolo, con uno stile molto personale, molto efficace e che si sposa benissimo con quella che è tutta l'attitudine di Mark Borg, Forbidden Psalm e eventuali cloni di questi due. Vi consiglio assolutamente di andare a farci un giro, perché quantomeno vi gustate l'occhio. Le miniature sono tutte molto belle e ne mette a disposizione tantissime per una cifra ridicola sul suo TPI, che è una specie di Patreon se volete. Ecco, tra l'altro una donazione one shot che potete fare e potete portarvi a casa una marea di miniature con cui sarete ben stufi prima di averle provate tutte in gioco, e che appunto anche in questo caso possono funzionare benissimo per un Wargame Skirmish come Forbidden Psalm o Affini, oppure per le vostre partite di giochi di ruolo. Infatti troverete gli classici scheletri di HeroQuest, i classici goblin di HeroQuest, letteralmente ragazzi, perché le pose e l'estetica vi farà fare sicuramente un tuffo nel passato. Quindi Old School Minis, secondo me, da questo punto di vista è sicuramente un porto sicuro dove approdare quando avete bisogno di questo genere di prodotti. Per concludere, la mia esperienza alla SinequaCon, come forse ricorderete nel report subito dopo appunto quell'ottimo weekend, è stata eccellente, sia perché ho potuto finalmente provare su strada Forbidden Psalm, sia perché ho potuto assaggiare la bontà degli elementi Battle System, e soprattutto perché ho potuto far giocare a un wargame, uno skirmish di miniature, persone che da questo genere di giochi non erano minimamente attratte, anzi forse ne erano un po' anche schifate se volete, o quantomeno ne erano scettiche. Ecco, la bontà di Forbidden Psalm è lì, sicuramente non è un sistema per hardcore gamer degli skirmish, ce ne sono altri, quelli che vi ho già citato prima, quindi Relic Blade, Moonstone e Ranger of Shadowdeep. È un sistema che si presta ad essere giocato in campagna, quindi per chi ha un po' il feeling, a chi piace il feeling da gioco di ruolo, sicuramente si troverà a suo agio, e che vi offre ovviamente tantissima personalizzazione, perché se non volete prendere i numerosi manuali usciti potete tranquillamente cominciare ad hackerarvi il sistema, a farvi le vostre regole, perché è talmente semplice che voglio dire, è letteralmente una bicicletta e potete farci più o meno quello che volete. Detto questo ragazzi, se avete dubbi, domande, richieste sugli elementi, sulle varie cose di cui vi ho parlato oggi, scrivete senza nessun problema. Vi anticipo già che di Battle System probabilmente riparleremo più avanti, perché loro non fanno solo ottime appunto scenari di in cardboard, ma fanno anche dei giochi da tavolo piuttosto interessanti. Abbiamo Core Space e anche Maladum, che è un dungeon crawler fantasy, e su cui spero di mettere le mani presto, e comunque in ogni caso ne risentiremo sicuramente a parlare, perché ci sono parecchie cose interessanti da dire. Ok, riemergiamo dal mondo di Forbidden Psalm per ritornare in zona Essen con invece le impressioni di Ale su tre giochi, anzi cinque. Ma questo dovrebbero essere otto. Tre giocati più due campagne. Allora, quanti di questi cinque, quanti ne hai giocati? Allora, ho giocato The Art Project, ho giocato Knarr e ho giocato Septima. Ho provato Terrorscape, di cui ho fatto alcuni turni con i ragazzi dell'Icemaker. E hai assistito? E ho no, in realtà di The Presence mi hai parlato tu. Ok, adesso vi chiariamo un po'. Ho già preso i titoli comunque. Ecco. Allora, chiaramente non sono recensioni, vabbè che non facciamo recensioni. Esatto, certo. Chiaramente sono impressioni di gioco in fiera, quindi un'ora, un quarto, se va bene... Quindi tavoli sempre pieni, col full count, immagino. Praticamente sì, Settima sono stato particolarmente fortunato, perché sono riuscito a provarlo nel mezzo dei test di Teburu, quindi sono riuscito insomma a infilarmi al tavolo in modo pulito, un sì, tavolo da tre. E quindi ovviamente è quello che è, questa è la premessa doverosa. Però siccome sappiamo che le impressioni di fiera sono uno dei motivi di interesse più interessanti insomma del post fiera, era interessante, è uno degli argomenti più caldi di uno che la fiera non c'è andato e vuole provare, tanti di voi non sono andati a Essene, voglio sapere come è andata e cosa abbiamo giocato. Esatto, e questo era l'occasione per approfondire il tema. Quindi
Banda, tu vuoi dire qualcosa su di questi cinque titoli? Beh, di quale hai avuto esperienza? Knarr, perché ho tenuto proprio il posto ad Ale, perché so che lui voleva giocarlo assolutamente. Sì. Allora mi sono ascoltato la spiega, mi sono guardato tre quarti di partita, gli ho ceduto il posto perché in realtà c'era anche lì gente in coda, c'era un unico tavolo in cui poterlo giocare. Mi ha proprio tenuto il posto, sì. Sento infilarmi in galleria. C'erano tre francesi, ovviamente c'è la nostra maledizione del DBC, siamo sempre anticipati dai francesi ogni anno. Ma un posto, fatalità c'era, e gliel'ho ceduto a lui. Devo dire che il gioco da fuori mi è sembrato abbastanza convincente. Un bel set collection molto semplice, con le classiche due scelte a turno: o fai una cosa o ne fai un'altra, o cali carte, oppure fai punti. Insomma, comunque è molto smart. È un gioco con cui puoi giocare praticamente con chiunque, e poi graficamente ha 8 marce in più. Sai chi mi ricorda un casino? Il gioco, quello dello studio Supernova, quello dei nanetti, dove fai Nidavellir. Ma non c'entra niente? Non c'entra niente. Ma vabbè, ok. Ecco. Però bisogna usare quei vichinghi, c'è un unico font che si può usare, per cui i giochi tendono a assomigliarsi tantissimo tutti. No, c'è il rune dappertutto, è il rune font. No, Mac, tu che hai esperienza? Ce ne sono pochi che si leggono bene, di solito si usa il rune font. Anche perché poi obiettivamente le rune sono quelle, cioè sono delle bacchette. E poi la simbologia comunque ha la spada, lo scudo, l'elmo, ha il bracciale, tipo tutte quelle sorta di decorazioni che loro hanno nelle armature, negli scudi, che sono varie linee messe, insomma ricorrono i classici simboli del mito norreno, ecco. Però a me aveva convinto, ecco. Poi vado io e poi vai tu. Sì, vai. Allora, il discorso, io invece, come avete sentito prima, ho consigliato ad Ale di guardare la campagna di The Presence. Che mi aveva consigliato un ascoltatore di cui non ricordo il nome, ovviamente, che ho incontrato in fiera, e che mi ha detto: guarda, ho giocato The Presence, mi ero prenotato il tavolo il giorno prima. Sia stato Lorenzo Natalini, forse, quando stavamo giocando. Penso di sì, Lorenzo grandissimo, mi fa: io ho prenotato ieri e oggi sono riuscito a fare la partita. Il gioco era il tavolo, l'unico tavolo, non c'erano due tavoli, erano completamente sold out per tutto il sabato, e lo sarebbero stati anche per la domenica, per cui non sono riuscito a provarlo, però mi sono messo lì e l'autore è stato così disponibile da spiegarmi il gioco a grandi linee. Ovviamente ogni tanto lo dovevo fermare perché entrava nei dettagli a bomba, e io ho detto: no, vecchio, io devo solo sapere più o meno come funziona. E mi ha abbastanza convinto questo. Di fatto la premessa è molto semplice: è un gioco o fully cooperativo oppure tutti contro uno, e la differenza è data dal fatto che all'inizio della partita uno dei giocatori deve fare la presenza, il fantasma, lo spirito della casa. Profuma vagamente di Betraya. Fermo lì. Esatto. Il giocatore che deve fare questa cosa, un po' di prende una carta, la gira, e questa gli dice se è buono o cattivo. Quindi se è buono, fully cop, aiuta. Se è cattivo, tutti contro di lui. Esatto. E la cosa bella è che però il gioco è molto strutturato, c'è una grande plancia piena di token o mini che si muovono per questa casa, tra l'altro rappresentata molto molto bene secondo me, e l'autore mi ha assicurato che in tutti e due i casi, cioè che il gioco sia coop o tutti contro uno, e le vere somme si tireranno alla fine. Cioè tu hai, anche se tu sei giochi con gli investigatori, con gli altri giocatori in full co-op, quelle azioni che tu fai avranno sempre un drawback negativo, per cui non sarai mai salvo dalle accuse. Rimarrai sempre sul filo, mentre se sei cattivo, stessa cosa, sfrutterai questa cosa, gli aiuterai, ma alla fine ci sarà uno showdown in cui praticamente c'è anche una condizione di vittoria in cui praticamente tu arrivi e li stragi tutti. Quindi non solo puoi vincere con l'obiettivo di non far scoprire agli investigatori tutti i segreti della casa, che sono 4 mi pare, puoi anche proprio a un certo punto prendere e scendere in prima persona e farli giù a mani nude, anzi a mani spettrali nude, non so come si possa comunque siamo capiti, diventi in Poltergeist e cominci a straziarli. E quindi ho detto: Ale, perché non ti guardi questa campagna che c'è tra poco? In realtà hai praticamente raccontato tutto tu. La campagna parte nel Q1 del 2024, quindi si parla dei prossimi probabilmente 4-5 mesi. È un titolo quindi che ha ma questo così tardi?
Sì, nel senso dovrebbe essere febbraio. Tanto consegna 2028 per ha, allora, nella pagina BGG, nel forum e anche nella pagina Facebook della Purple Hunter Games, che sono quelli che lo producono, non ha indicato una data specifica, è semplicemente messo Q1 2024, però in fiera girava sta voce di febbraio. Ecco, secondo me questo è un vero progetto Kickstarter, cioè azienda piccola che sta investendo. Primo gioco, anche per l'autore è un primo gioco, quindi scommessa tutta la vita, però questo feeling un po' alla The Others a me ha attirato tantissimo. E poi c'è sempre una questa componentistica alla Betrayal in The House on the Hill, che effettivamente cioè, lo rende ancora più intrigante come titolo. Non è affatto male, bisognerebbe attenzionarlo, bisogna capire i prezzi, perché da quello che ho capito a livello di produzione c'è un boato di roba. Però, ripeto, staremo a vedere poi cosa produrranno. Rimaniamo in tema Kickstarter a sto punto, andiamo su Terrorscape della Ice Maker Games, azienda cinese. Io ho parlato con le due ragazze allo stand, di cui una era proprio la titolare, giovanissima tra l'altro, e hanno praticamente creato questo gioco attraverso una campagna Kickstarter un anno e mezzo fa, è in consegna ai baker presumibilmente verso dicembre. Hanno portato una produzione, praticamente la prima copia prodotta a livello di produzione di Terrorscape. È un gioco uno contro tutti, da 2 a 5, che vi vede da una parte interpretare il killer nella casa, il classico slasher movie americano, e dall'altra parte i sopravvissuti. Il killer non sa dove sono i sopravvissuti, deve capire in base al rumore che fanno mentre cercano le chiavi per andare a riparare la radio, scappare con la macchina, solito scenario. Quindi il movimento è nascosto al contrario. Esatto, quindi tutti sanno dove è il killer, che si muove all'interno delle stanze, lui non sa dove sono le sue vittime, e l'obiettivo suo ovviamente è quello di trucciare. Cioè, contrario rispetto al solito. Contrario rispetto al solito. Sembra un game di Day by Daylight. Esatto, praticamente. Ma Day by Daylight è un po', cioè, come The Black Friday. Neanche cosa sa dove sei in realtà. Però tu non sai neanche dove sono i tuoi compagni in Day by Daylight. Sì, è vero. C'è The Black Friday di Antonio Ferrara, sì. Quindi che è stato prodotto allo stesso modo. The Last Friday, scusami, sono incasinato col gioco di Freeze. no, The Last Friday, in cui il killer si muove all'interno della mappa nascosto e lì invece i sopravvissuti si muovono visibili. Qua è proprio il contrario, quindi è una cosa un po' diversa. Io ho fatto alcuni turni di gioco in questa casa mastodontica che fa anche da torre lanciadadi. Wow. E ammetto... Tipo brivido! Sì, esatto. Il tabellone è la casa, quindi. Il tabellone è la casa, proprio separa i due lati del tavolo. Qui da una parte c'è il killer con questa casa gigante in mezzo, e dall'altra ci sono i sopravvissuti. Sì, e di fianco c'è proprio la torre lanciadadi, c'è il buco dove... Cioè tu lo butti dal camino, tipo brivido. E è una stupidaggine, però è molto carino. Anche il sistema di rumore non è stupido. È veramente un gioco notevole. A sto punto sto parlando di giochi, ne parlo, cioè, non faccio neanche l'intervento registrato, se mi date 5 minuti se vuoi Ale, poi c'è io ti dico solo che ho bisogno di fare l'intervento registrato per va bene, però dai, se abbiamo 10 minuti c'è Knarr, andare avanti. Knarr l'ha un po' anticipato Banda, questo gioco di vichinghi della Bombix, se non ricordo male. Francesi. Gioco che è andato sold out immediatamente, prima della fine della prima giornata era sold out, non ne avevano altre completamente. Sì, anche qui credo che ne avessero portate tipo 200. Non pensavano, io ho parlato un attimo lì con i ragazzi allo stand, mi ha detto che neanche loro si aspettavano così tante copie vendute, ha detto che tanti hanno comprato letteralmente alla cieca senza neanche provarlo, semplicemente perché costava tipo 22 euro, scatola piccola, boh, lo compriamo. Posso dirti anche questa cosa qua, due cose al volo, sempre di Essen. Allora, la prima è che abbiamo notato, secondo me questa cosa qui è stata la causa del fatto che il giovedì c'era una montagna di persone. Sì, ce n'erano, e non so se l'hai notato anche tu, Mac. Sì. Giovedì è stato un pienone allucinante, era pieno del sabato. E perché? Perché le persone si sono informate sui giochi e sono andate a comprare sapendo che alcuni titoli sarebbero stati sold out. E per cui, se dovete pianificare una gita Essen, occhio, perché il giovedì c'è veramente un botto di gente. E la seconda cosa è, non mi ricordo chi ci aveva raccontato della differenza con Gen Con, che a Gen Con si vendono moltissime copie perché... È stata Barbara di Divo Giochi, ha detto che sostanzialmente a Gen Con per un americano spendere $30, $35 per un gioco è niente, e quindi praticamente si comprano tantissimo. Qualunque roba, sì. E quindi anche Gen Con più di Essen è una fiera di pura vendita, e addirittura secondo me meno di lancio di prodotti nuovi.
per cui vabbè, magari poi Altered esce comunque perché c'è un evento gigante. Beh, però... perché ovviamente Jack è un trading card game, devi andare nel mercato americano. Sì, se vuoi fare perché, i numeri, sì, no, eh. Se vuoi però non è... confermarti come sì. Il sesto, settimo player al mondo in quel settore, devi andare nel mercato americano. E hai detto che effettivamente invece a Essen il pubblico è un po' più picky. Non con Knarr, però. Un po' più scettico, ma non con Knarr. Comunque in Knarr abbiamo fatto partita a 4 con questi tre giocatori francesi. È un gioco in cui alla fine è un engine building in cui tu utilizzi le carte per prelevare altre carte, per creare un motore, perché ogni volta che ne cali una nella tua pila dello stesso colore prendi tutti i bonus che danno tutte quelle posso sopra. Dire rip off di St. Petersburg, ne parlo dopo. Ci ecco. Sono no rip off, adesso ovviamente la mia è una buttada, però tante di quelle cose che mi stai raccontando mi ricordano appunto St. Petersburg. L'obiettivo è arrivare a 40 punti vittoria. Uh-huh. E tu puoi farli o viaggiando, quindi sì. Praticamente hai delle carte che vai a applicare alla tua plancia e usando i bracciali vai a praticamente ottenere ciò che puoi dalle zone che hai esplorato. Smarmellare, Jack. La lira, quando tu aumenti nel tracciato dello scald, praticamente tu a ogni turno prendi quei punti vittoria come rendita, oppure con le carte. Il problema è che abbiamo, tra virgolette, spaccato un po' il senso del gioco. Perché? Perché tutti quanti i miei compagni da tavolo stavano solo accumulando carte, continuando a fare bonus così, sì. Perché ne ottieni molto di più che non viaggiando. Sì. E quindi tutti quanti dicevano, perché devo sacrificare pezzi del mio motore per prendere una carta, quindi usare un turno, quando mettendone una faccio un boato di punti e robe fighe. Fallo te. E quindi abbiamo esaurito il mazzo di carte. Sì. Esaurito, non ce n'erano più. Mm. E quindi abbiamo dovuto chiamare per sapere cosa succede? Fare. Perché e quindi senza carte cosa facciamo? E ha risposto che inizia ha detto no, ma quanto di merda deve aver giocato, non funziona. Ma quanto di merda deve aver giocato questa gente? Se uno deve ottenere una carta, chi ne ha di più al tavolo gliela deve cedere. Solo che è un sistema, cioè sembra un po' una pezza appiccicata sopra. Posso dirlo, Ale, è una pezza. È come la mitica risposta di Knizia che fu, beh, in quel caso vince il difensore. Cioè è una pezza, perché rimane divertente, poi hai voglia che torni il tuo turno per fare cose, è sicuramente forse più godibile in due perché è meno probabile che succeda quello che è successo al tavolo da 4. Però niente male, l'artwork è bellissimo, le carte sono bellissime e il gioco è molto semplice, un costo alla fine tutto sommato assolutamente onestissimo. Settima aveva bisogno di un episodio dedicato, partita completa. Dopo solo una partita. Titolo, sì, ma c'è già su DTS, quindi sicuramente ci giocherò un sacco. Vabbè, in arrivo l'intervento. È un titolo che però dovrò provare anche con i moduli aggiuntivi. L'ho giocato in purezza, come piace dire a te, una partita a tre giocatori completa, in un'ora e 10 minuti, compresa spiegazione. Ma super buono, veramente molto buono. Un gioco in cui tu hai la tua Covenant di streghe, è un gioco competitivo, però bisogna un po' anche cooperativo, quindi un semi-cooperativo. Perché? Perché hai i cacciatori di streghe che vengono a ammazzarti, tra virgolette. Sì, che è un grande fil rouge, perché anche Haunted Lands c'è questa roba qua. Tu sei contadini che devono cercare di resistere al continuo assalto dei fantasmi. Ha un sistema di action selection carino, per cui si può utilizzare la stessa azione, tra virgolette, in un certo senso spalmando nel potere. Quindi giochi sempre. La cosa più bella di quel gioco lì è che stai sempre giocando. Non hai mai turni morti. È un Eurogame che normalmente ti aspetteresti fosse anche abbastanza lento, invece no, è molto molto severo dal punto di vista dell'attenzione, cioè tu devi sempre stare attento a cosa sta succedendo in plancia, cosa potenzialmente faranno gli altri, sì. Questo stabilisce cosa fai tu. Un gioco interessante, che va sicuramente esplorato di più. Ho visto la gestione, quella dei cacciatori di streghe, c'è un minimo di casualità dato dal più o meno più 2 meno 2 sul loro movimento, quindi non puoi mai dire, ah beh, non mi prenderanno mai. C'è sempre quella componente di caos che dà il pepe, perché altrimenti diventa un mero calcolo. Esatto, se no diventa un gioco risolto. Sì. Quindi veramente è stata un'impressione notevole. E per finire invece Art di Vincent Dutré, e quindi cosa volete che vi dica? Art Project. Gioco della Lumberjack Studio, che era portato allo stand della Black Rock Games. Io non so come hai fatto a giocare questo gioco, c'era Project. Un milione di persone ogni volta. Era vicino all'uscita, perché era proprio al padiglione 6, sai che poi il 7 è quello di Smistamento. Di smistamento.
Si è liberato questo tavolo e mi sono seduto con un altro, con un ragazzo scozzese che saluto, che praticamente ha abbandonato la moglie che se n'è andata perché non ne poteva più e lui è rimasto in fiera a giocare, e si sono uniti due giocatori, una coppia francese si è unita a noi, e praticamente è un gioco cooperativo molto interessante, perché noi siamo essenzialmente una squadra che sta cercando di preservare l'arte e si è coalizzata contro la mano bianca di Saruman. La mano bianca. No, pensavo contro Art Robbery di Knizia. No. Esatto, ci ho detto faremo il versus anche, che invece vanno in giro per il mondo a depredare opere d'arte. Noi dobbiamo cercare di scoprire dove sono custodite e dobbiamo andare là per sottrargliele. È un gioco che tra l'altro ha sei plance diverse, noi abbiamo giocato con quella del Giappone. E in queste sei plance noi essenzialmente dobbiamo gestire queste informazioni che abbiamo attraverso due carte, sacrificando o ottenendo currency di vario tipo, come la benzina per poterci muovere sulla mappa, come i walkie talkie per aumentare il numero di dadi che tiriamo, o le pistole che danno dei bonus più due a ogni tiro che facciamo. E quindi attraverso queste currency e attraverso la gestione della nostra stamina, che sono i cuori che ci danno bonus jolly, noi dobbiamo riuscire a ottenere un certo numero di successi al dado. Quindi anche astratto come concetto. In un certo senso sì, c'è molto peso del tiro di dado, perché essenzialmente fai tutto col dado. Però è un gioco veramente interessante. Ma lo definiresti un filler? Oppure è più strutturato? Allora, come no, è più strutturato di quello che sembra. Perché... Allora, la coppia ci ha abbandonato perché è dovuta, eravamo in procinto dello scozzese, cioè la moglie dello scozzese è abbandonata, la coppia è andata via a metà partita e siamo rimasti in due con una partita avviata a 4 che poteva trasformarsi in tragedia. Siamo riusciti a sopravvivere altri tre turni, ma è veramente difficile sopravvivere, veramente un gioco è un cooperativo puro, è come Runeterra praticamente, è come alcuni elementi che mi hanno ricordato Pandemic, e adesso c'è gente probabilmente che comincerà a bestemmiare i santi e ha ragione, perché non c'entra niente con Pandemic, però il tipo di ansia, la sensazione di stress che hai nel dover gestire questi cluster che si popolano di mani bianche, li devi andare a pulire altrimenti la città cade, per evitare l'escalation cade la città, e ogni volta che dovrebbe apparire lì un nemico va in una praticamente nel deposito che dà malus negativi a tutti i tiri che fai, è pesantissimo. Cioè devi proprio gestirti bene i movimenti, dove andare, ma come andare. Allora, dai, la domanda classica. C'è la player? No. Cioè, uno può decidere per tutti e risolvere la questione? No, perché noi all'inizio turno peschiamo due carte, dobbiamo scegliere quale delle due utilizzare. Noi, dall'altra parte, vediamo solo i simboli dietro. Noi per ottenere indizi su dove si trova un'opera d'arte abbiamo bisogno di tre simboli uguali. Il problema è che ciò che devi sacrificare per ottenere quei simboli spesso è più di quanto tu puoi offrire. E quindi devi stare attento a la negoziazione è privata. E la negoziazione, tu puoi dare suggerimenti su cosa hai bisogno per la tua carta, una la scarti, una la tieni, quindi comunque è una scelta al 50%, però è veramente una scelta sofferta, perché rischi di far perdere tutto il gruppo se ci si coordina male al tavolo. Non l'hai preso, Ale, questo? C'era solo la copia in francese disponibile. No. E ammetto che il prezzo di 38 euro, per quanto sia molto bello, prezzo. Non è un primo prezzo, mi sembrava un po' alto. Quindi ho detto, siccome è possibile arriverà in italiano, perché comunque la scatola, se non sbaglio, contiene già anche le regole in inglese e francese, penso ci sia addirittura italiano, ma quindi è language sicuro. Independent? Il gioco è totalmente indipendente dal linguaggio, regolamento a parte. Quindi bello, assolutamente pulito. Ho detto, magari se riesco a trovare qualche offerta più avanti, magari su uno zufolo, vero signor Omar? Se esce in italiano. Se esce in italiano, ne sa. Comunque, zufolo, dai. Veramente. Facciamo uno zufolo Art Project. 5 minuti di spiega, bellissimo, bellissima opera di Vincent Dutré dal punto di vista artwork. E ammetto, anche a livello di gameplay, un gioco che pensavo mi desse meno, e invece veramente sei super divertito. Tenso, mi sono divertito. Ecco, prima di passare all'ultimo argomento della giornata, volevo chiedere a Banda e ad Ale una bella vittoria e una brutta sconfitta di queste partite fatte in fiera. Beh, la bella vittoria è sicuramente... Bella no. La brutta vittoria... Brutta ma bella. No, la brutta vittoria è stata sicuramente quella a... Moon River, che è l'ennesima declinazione di King Domino, sostanzialmente.
in cui è una versione più strutturata del famoso titolo, del famoso filler game di tile placement, perché voi dovete comunque scegliere delle tile, solo che questa volta non sono dei rettangoli ma sono dei quadrati che vanno combinati tipo puzzle e formano dei rettangoli. Ovviamente potreste averne due dello stesso terreno, due di diverso terreno, e piano piano insomma componete la vostra plancia territoriale, guadagnando punti con moltiplicatori vari eccetera. Solo che lascio raccontare ai miei compari ho totalizzato un punteggio stellare. Diciamo che Banda è finita oltre 120, mentre i Gale abbiamo fatto 73-75. Quindi io e Ale praticamente siamo arrivati quasi uguali. Sì, sì. E Banda ha fatto un punteggio totalmente insensato. Tipo 120. Non posso entrare nei dettagli tecnici del gioco. 126 punti Banda, 75 io, 73. Me lo ricordo ancora. Praticamente il discorso è che Banda ha creato una specie di distopia post-atomica orribile. con una wasteland gigantesca, senza alberi né niente, una roba, cioè le plance mie di Halle erano tipo queste belle cose con il lago, le foreste, cioè erano proporzionate. Invece Banda no, una roba orribile, wasteland e fattorie, Fallout 4, grande vittoria. Sì. Invece la sconfitta, Banda, la sconfitta peggiore è stata sicuramente quella con te, contro di te a Combo Fighter. Dai Jack, c'è Combo Fighter, sediamoci a giocare, penso adesso ti spacco il culo, non c'è niente da fare, ci sediamo, perdo la prima. Jack dopo la prima mi ha nuclearizzato, cioè non credo di aver vinto un singolo scambio. Lui neanche mi propone la seconda, gli dico no Jack, facciamo subito la seconda, e mi devasta ancora di più. Cioè avremmo, fa conto che in due partite di Combo Fighter ci sarà stato un totale di 20 scambi, ne avrò vinto uno e ne avrò vinti tre e in quei tre non ho fatto un danno, perché ogni volta vincevo con carte che non facevano danni. Che affosso, sono stato distrutto dal suo gun jack. Ma adesso l'ho preso e mi alleno, dopo vedrete. Dio Savandi di Combo Fighter. Ale? Allora, dovrei fare una premessa, ma non la faccio. La peggior sconfitta... A parte dalla sconfitta, quindi. Parto dalla sconfitta, sì, poi ti spiego perché. È stata probabilmente quella a Combo Fighter con Banda. O quella in aereo al gioco dei samurai. Beh, lì è 1-1. Ah no, è vero, a Combo Fighter, è vero. A Combo Fighter, a Banda mancava... Gli avevo fatto finire il mazzo, io ne avevo ancora metà. Sì. Gli bastava un danno e non sono più riuscito a toccarlo. Sì. Mamma mia. Basta. Ero già andato, o meglio, col mazzo consumato. L'attacco dopo che mi ha fatto lui mi ha fatto tipo 19 danni e sono morto. Madonna, hai fatto la full combo. La full combo. Però io ero già convinto di crepare male, invece gli ho rotto il bastone in testa. In realtà, vabbè, Muriver ho perso, Settimo ha perso di un punto. Non bestemmio, non posso farlo. Io ho perso tutte le partite Essen in tutto il weekend. E tranne quelle che erano cominciate bene, non le abbiamo finite. Expeditions, Explorers of Navarra, quelle dove avresti vinto sicuramente. Posso dire, non le ho finite. Vincitore super. Sì, sì. Questo lo dico anche a beneficio di Mac, che è qua. Expeditions, che giocherai sicuramente. Vincitore morale della prima partita, Ale. Cioè, sì, aveva un motore che andava via come una. Cioè, era siccome era avanti. Sì, io ero più indietro di tutti, quindi non parlo neanche. Nel senso che. Sono quello a cui il gioco è piaciuto di più, che era veramente. Quella potrebbe essere una Milan Uprising, che è un cooperativo, santo cielo. La camaria c'è entrata nella tana, ha spaccato le porte, ci ha trucidati tutti e ha sputato i nostri resti in piazza Cenatown. Ok, quindi. Non è andata bene. No. Ma la vittoria, con tanto di titolo MVP, l'unica vittoria, quindi in realtà è quella Sì. È quella con Luchadores, con l'ascia di penne a The Bad Karma. Infatti è stato pleggiato full. 77 danni fatti e 77 danni subiti. Sì. Con record ever a sentire. Pensa che io ero l'assassino e ho fatto 30 danni e subiti 80, Jack. L'assassino, cioè io ero l'assassino, ok? No, anch'io ho preso tantissime pacche. Cioè 30 danni inflitti, 80 subiti. Guarda. Vado velocissimo io, miglior vittoria, Match of the Century, che non mi aspettavo mai di battere Banda. E, anzi, in realtà posso dirti, la vittoria ad Astrokatzen mi ha dato una grandissima soddisfazione. E probabilmente l'unica che farò della mia vita ad Astrokatzen, ma vabbè. E invece la sconfitta peggiore, posso dire quella di Moonriver, dove sono andato ultimissimo e Banda ci ha umiliati con la sua distopia post-atomica. Andiamo invece con la pizza!
pizza! Quella vado pizza a prendere la pizza adesso. Intanto lancio San Petersburg e poi chiudiamo qua la puntata, perché San Petersburg, ragazzi, non posso farvelo tutto quanto in diretta, perché sennò, a parte Max impicca e anche probabilmente non è l'unico. Ragazzi, St. Petersburg è un gioco del 2004 rifatto nel 2014 in versione un po' più carina, perché la versione 2004 è veramente brutal. Stiamo parlando di altri per tempi. Per non dire brutta. Sì, tra l'altro un gioco della Hansim Gluck, che vabbè, editore tedesco famosissimo. L'edizione 2004 è veramente un gioco d'altri tempi. Quando vedete la copertina, quando vedete le sue carte, perché è un gioco dove sono praticamente solo carte, vi renderete conto di quello che voglio dire. La versione vestita bene del 2014 rinnova un po', rinfresca questa grafica veramente brutale, pane e salame, e ci mette dentro anche un modulo nuovo che è il mercato, e l'edizione con i moduli di espansione dell'originale, e sostanzialmente sostituisce in tutto e per tutto l'esperienza del 2004. Ora, io ho giocato solo in digitale a questo gioco qui per una semplicissima ragione. St. Petersburg è un gioco che ha un costo totalmente folle, banda, non versare le pizze, ti prego. St. Petersburg costa nel mercatino dell'usato cifre completamente insensate per un gioco che ha dentro semplicemente delle carte. E però questa diciamo questa cosa, questo simbolo di avere un gioco senza niente dentro che costava così tanto nel mercato dell'usato, mi ha fatto alzare l'antenna e ho detto no, ci deve essere qualcosa di particolare dentro. E quindi mi sono messo su Board Game Arena a giocarci come un maledetto. E sebbene io non sia riuscito mai a vincere ancora una partita, diversi secondi posti, sì, diversi piazzamenti prestigiosi, tipo l'Italia al Sei Nazioni, non sono ancora riuscito a vincere. Ci arriverò, ci sto arrivando, e questo perché? Perché St. Petersburg semplicemente è un gioco d'altri tempi, un gioco veramente tostissimo, brutale, che non perdona, con meccaniche di gioco e un metagame che va totalmente acquisito. Qui non potete inventarvi un nuovo modo di giocare a St. Petersburg. St. Petersburg è quello, va giocato in quel modo lì, e in quel contesto, in quel meta va vinto, altrimenti perdete malissimo. E per malissimo intendo che una delle prime partite guardavo i miei avversari e non mi sembrava neanche che di giocare allo stesso gioco. Gente che prendeva 35 monete al turno e io 4. Cioè, non capisco. Livello Bortolotto, qualcosa che non funziona. Non livello Bortolotto a Zolkin. Poi, ragazzi, mi ci sono messo, sono diventato più bravo, però questo qui è un gioco per tutti gli amanti. Hai grindato, per tutti come si dice quelli che si stava meglio quando si stava peggio. Quando c'era questo gioco i treni erano sicuramente in orario, perché giovedì c'era lo sciopero essendo i treni. Esatto. E per cui non indugio oltremodo. Purtroppo, ragazzi, a questo tavolo con i miei compagni non sono mai riuscito a giocarlo perché non ho la copia fisica, però era tempo di parlare di St. Petersburg, un gioco che mi sto farmando da giugno, e volevo proprio darvi le mie impressioni e farvi capire se o no serve investire un piccolo capitale per portarsi a casa questo gioco qua, oppure se in realtà l'esperienza BGA possa in qualche modo, come dire, calmare i vostri bollori, darvi quello che cercate. Guarda, e farvi investire in altri per esempio giochi. Mac, quante copie di St. Petersburg ti comprerai dopo questo intervento? Zero. Beh, vi dico solo che l'usato su Board Game Geek, l'usato a più buon mercato, stiamo parlando di un gioco che ha dentro un mazzo di carte e un tabellone microscopico orribile, come tutti i giochi della Fantasy Flight, 59 euro più spedizione, edizione tedesca, quindi dovete anche proxare le carte, perché sono le carte che hanno anche un po' di 60 euro, quello freelance, che credo mi piacerà un po' di più, è perché ti danno quello anche 250 tedesco, dollari tedesco, sì. Quello a $250, sai perché costa così? No. Perché è nuovo. Pensavo perché aveva i sottotitoli in America, i prezzi sono completamente folli, quindi in Europa un nuovo lo trovi a 90-100 euro. Vabbè, ovviamente arriverà il solito spettatore buco di culo che mi dice: esatto, ma io l'ho trovato a 50, Jack, me l'hanno venduto. Beh, ma è il sacro giro dei mercatini. Guarda, l'ho trovato a Lon a 5 euro, esatto. Cose così. Comunque, vabbè, 99-95, questo qua lo vende in Belgio. Tanto, 120, cioè compri. Cosa compri con 120 euro? Tutto l'autore, Jack. Il nuovo Ozur. No.
Con gli stendi di 120 euro come San Petersburg. Quando andate dentro Burgame Geek e vi vedete questo titolo che si chiama San Petersburg oppure Sankt Petersburg nel suo titolo originale tedesco, capirete di cosa sto parlando. Ma adesso vi lascio al mio approfondimento, alle mie impressioni di gioco, a cosa 3 mesi di San Petersburg hanno portato. Per cui 3-2-1, mi autolancio, vai Jack con San Petersburg. Allora, questo San Pietroburgo vi vede nell'impersonare questi ricchi mercanti che nel 1700 aiuteranno lo zar Pietro a realizzare il suo grande sogno di veder appunto costruita una gigantesca e imponente città monumentale, appunto San Pietroburgo. Ma come si svolge il gioco? Allora, delle premesse abbiamo già parlato con i ragazzi in fase di preintervento. Qui ci concentriamo un po' su quello che succede, perché le premesse di questo gioco sono piuttosto semplici. Ogni round è diviso in 4 parti e in ognuna di queste parti vi troverete a comprare carte che serviranno per sviluppare il vostro motore economico, comprare palazzi, chiamare a raccolta vari aristocratici da tutti gli angoli dell'impero e comprare upgrade per migliorare ulteriormente le performance del vostro tableau di carte, della vostra collezione di carte, quelle che avete comprato durante i round precedenti. Durante le fasi precedenti. Nella prima fase comprate i lavoratori, carte verdi, sono coloro i quali serviranno per sostanzialmente farvi fare i soldi che vi servono per dopo, e per dopo intendo la seconda parte. Ci sono le carte azzurre, in questa seconda parte comprate edifici. Gli edifici non vi danno quasi mai guadagni, quasi mai rendite, servono per produrre punti vittoria e possono costare anche moltissimo. Nella terza parte del round ci sono invece i nobili. I nobili hanno tutta una serie di mix di poteri, alcuni vi danno tanti soldi, alcuni vi danno tanti punti, alcuni un mix dei due, e servono sostanzialmente per completare la vostra offerta. Inoltre, a fine partita ci sarà un grasso bonus per il numero di nobili diversi che avete nel vostro tableau. Nella quarta e ultima fase di ogni round c'è il mercatino delle carte upgrade. Le carte upgrade servono sostanzialmente per migliorare le performance di carte che avete comprato nei 3 turni precedenti. Ci possono essere upgrade per i lavoratori, per i palazzi o addirittura per i nobili. E ripeto, questo per ottimizzare la vostra resa in termini soprattutto di punti vittoria. E un'altra piccola chicca del gioco è che se avete già una carta uguale a quella che state per acquistare, potete ricevere uno sconto di 1 moneta per ogni carta che avete già acquistato esattamente uguale a quella che state acquistando. Scusate se mi ripeto, ma è molto importante. Questo è fondamentale per riuscire a costruire in maniera efficiente un motore economico, soprattutto nella fase in cui si vanno a prendere i lavoratori. Diciamo che il gioco di fatto è tutto abbastanza qui. Ogni carta ha un costo, va pagato subito, e ogni carta ha una resa in termini di denaro o di punti vittoria che si attiva ogni volta che inizia una fase, la sua fase. Per esempio, se io ho un edificio che mi dà 4 punti vittoria, vuol dire che quell'edificio mi produrrà 4 punti vittoria ogni volta che inizia una fase edificio. Capite bene che questo flow, questo ritmo, vi permette di, come dire, fare tattica su quelli che saranno i vostri introiti futuri, perché voi sarete perfettamente in grado di controllare il flusso di punti vittoria e di denaro. E tenere sotto controllo questo flusso è di fatto il cuore di questo gioco, che, ripeto, sulla carta è semplicissimo, ma che all'interno nasconde dei rischi molto molto insidiosi. Quanto spendere, quanto non spendere, quanto lasciar passare prima di acquistare quell'edificio che costa moltissimo. Sì, perché alcune carte, le carte avanzate dai vari mercatini, quelle che non sono state prese da nessun giocatore, rimangono comunque a disposizione anche in fasi successive, per cui avrete la possibilità di, come dire, gestirvi gli acquisti anche in momenti successivi a quelli strettamente legati alla fase
è legata alle carte. Inoltre, ogni giocatore ha la possibilità di riservare, cioè di tenere in mano privatamente, 3 carte, il che ovviamente è fondamentale, soprattutto nell'endgame, in cui voi dovete giocare strategicamente le carte che avete in mano, anche perché tra l'altro il gioco in pura crudezza vi darà dei malus per ogni carta che vi rimane in mano a fine partite, quindi non potete fare i fenomeni e giocare di counter pick cercando, non so, di levare cose importanti agli avversari, perché dopo quella carta comunque dovrete giocarla e pagarla. E quindi c'è tutto un metagame di che cosa prendo, che cosa mi riservo per dopo, che cosa invece ho bisogno di comprare subito perché ho bisogno di quel bonus nei turni successivi. Ecco, altra cosa molto interessante è che tutti i bonus, come avete capito, si attivano il round seguente. Quindi io posso fare grandi spese questo round e dire vabbè dai, dal prossimo turno avrò la mia rivincita perché questo edificio inizierà a produrmi punti vittoria. Il vero problema di questo gioco, che non è un problema, il vero, diciamo, il vero sassolino all'interno del meccanismo di questo gioco è che è veramente difficile riuscire a trovare un equilibrio efficiente tra le entrate e le spese, perché ogni round vi sembrerà che ci sono delle carte che, di cui non potete fare a meno, dovete assolutamente comprarle. Vi finite i soldi e poi non avete più i soldi per riprendervi. Io vi faccio un paio di esempi. Allora, in una partita, ovviamente, scusate, ho dimenticato la premessa, mi sa che l'ho già detto prima, ma ve lo ridico, ho giocato questo gioco esclusivamente in digitale su Board Game Arena, quindi non vi posso parlare di fasi di setup e di tear down, perché non le ho mai fatte, le ha sempre gestite Board Game Arena per me. Detto questo, ragazzi, qui si tratta semplicemente di fare dei mercatini di carte, spendere soldi, prendersi le carte, farsi un tableau davanti, quindi a livello di componentistica non è che ci sia tutta questa gran difficoltà. Quello che è però interessante notare è che ho trovato veramente durissimo il proprio il riuscire a far funzionare il gioco le prime partite. Poi qualcosa è scattato, ho iniziato a fare delle buonissime prestazioni anche con gente che aveva la ILO il doppio della mia, e qualche buonissimo secondo posto, qualche bellissima prestazione. Non sono mai riuscito a vincere perché ovviamente i giocatori di questo gioco non sono tanti su Board Game Arena e i giocatori che ci sono spesso sono veramente veramente fortissimi. È una community, una micro community davvero davvero incazzata nera, e quindi è difficilissimo andare su Board Game Arena a fare i fenomeni in questo gioco, al contrario di quello che era successo ad esempio quando giocavo con Obsession, che ho iniziato con grandissimi risultati eccetera. Qui i giocatori di San Petersburg sono giocatori di San Petersburg, e questo è indicativo anche di giochi che hanno una certa età, quando giochi che non amano i compromessi, che sono molto deterministici, molto duri e poco carini con chi si avvicina a questi meccanismi le prime volte. E tutto questo è ancora più impressionante perché se uno guarda il gioco a quello che è, sostanzialmente compro carte, e sembra incredibile che sia un gioco così difficile da decodificare, e invece secondo me lo è davvero. Ovviamente se giocate casual tutti quanti la prima volta, vabbè, insomma, di riffo di raffa qualcuno vince eccetera, ma se giocate contro qualcuno che sa giocare, la differenza è straziante. Vi faccio un paio di esempi. In una delle prime partite che ho fatto, nel primo turno inizio per ultimo, quindi scelgo per ultimo nel mercatino delle carte verdi, fase 1 del primo round. Compro solo una carta e a quel punto mi arriva, passiamo alla seconda fase, quella dell'acquisto degli edifici, carte azzurre, mi arriva un messaggio in cui uno dei miei avversari mi dice: beh, mi spiace, hai appena finito la partita, la tua partita finisce qua, hai perso. E io, beh, scusa, cioè io chiedo, ma scusa, perché? Fa: nel primo turno tu devi comprare 2 carte verdi, non c'è altro modo per riuscire in qualche modo a far funzionare il gioco. E alla fine mi sono reso conto che aveva ragione, quella micro scelta che ho fatto all'inizio è stata devastante, e questo tipo di
meccanismo draconiano di selezione naturale non è più tanto comune nei giochi attuali, che vi danno la possibilità di diversificare le vostre scelte. Si inizia con turni soft, poi magari il gioco evolve, magari il gioco scala, diventa più pesante, eccetera. Qui ogni mossa è terribilmente importante. Comprate quell'edificio, spendete quei soldi, dovete fare in modo che quella scelta frutti subito, sempre. Non ci sono trick da fine partita, bonus finali, bonus privati, bonus pubblici, qui non c'è niente. L'unico bonus è quello del numero di nobili che vi siete riusciti a portare a casa, e anche lì la scala è abbastanza brutale, nel senso che avere 1, 2, 3, 4 nobili non fa molta differenza. Quando iniziate ad arrivare a 7, 8 cominciate ad avere tanti punti per le mani. Ma questo lo vedono tutti gli avversari sanno benissimo che cosa sta succedendo davanti a voi. Anche questo è un gioco che mi piace, perché troppo spesso negli ultimi anni ho visto giochi che sono completamente incontrollabili dal punto di vista di quello che succede davanti agli altri giocatori. Invece qui vedete esattamente tutto, sapete, potreste calcolare perfettamente le rendite di punti vittoria e di denaro di ogni giocatore, potrete leggere il gioco degli avversari in maniera molto molto precisa, perché è tutto davanti a voi, è tutto davanti ai vostri avversari, tutte le carte che avete comprato, non c'è nient'altro, ci sono solo carte e soldi. Parliamo velocemente delle varie carte che potete fare. Ecco, è difficile diversificare in San Petersburg, è difficile concentrarsi su una soltanto su un tipo di rendita. Ok, ignoro i nobili e compro solo edifici. È molto molto dura, perché se decidete di comprare solo edifici vi mancheranno le rendite dei nobili, se decidete di ignorare gli edifici vi farete molta fatica a produrre tanti punti vittoria. È chiaro che poi, ok, mi trovo in endgame con un sacco di soldi perché non ho comprato neanche un edificio, ma sono rimasto molto indietro con i punti di vittoria, e vi ripeto, non importa se abbiate soldi infiniti l'ultimo round per comprare tutti gli edifici del mercatino, farete comunque zero punti, perché tutte le rendite in termini di punti vittoria e di soldi vengono conteggiate all'inizio della fase, ad esempio, degli edifici. Per cui comprare edifici all'ultimo turno, ad esempio, è totalmente inutile, perché non servono, non verranno mai conteggiati, mentre perlomeno i nobili, è chiaro, non vi daranno la loro rendita, però almeno vi aiuteranno con il bonus di fine partita per il numero di nobili che avete in campo al termine. Scusate se mi ripeto, ma sono concetti che via podcast sono un po' difficili da spiegare, ma il cuore del gioco è quello, quindi non è che posso fare tanti giri di parole. L'esperienza complessiva è l'esperienza di un gioco quasi family per certi versi, nella sua semplicità, ma che ha dei meccanismi dentro e delle strategie che non sono per niente banali. Ripeto, un giocatore esperto vi pelerà e vi pettinerà in un modo che non vi dimenticherete, soprattutto le prime volte, dove mi ricordo di aver preso un tipo 80 punti di scarto, quello che ha vinto ne ha fatti tipo 130, io ero a 45-50 scarsi. Vi capiteranno questo tipo di sorprese, a meno che non giocate con giocatori tutti quanti alle prime armi, allora tutto si dovrebbe abbastanza equilibrare. Perché, come dire, il gioco è semplice, non ci sono regole, non ci sono trick particolari, e dite vabbè, io compro questa carta, faccio i punti, prendo un paio di nobili di qua di là. A un certo punto vi trovate senza soldi e vi girate e dite io sono senza soldi, la mia rendita cos'è? 12, beh non male, mi giro e il mio vicino ha 35, ok? Questo tipo di gap non sono colmabili, cioè se siete partiti male poi non riuscite più a prendere chi è bravo e continua a giocare bene, e anzi la cosa brutale di questo gioco, proprio la spada di Damocle che grava su ogni giocatore di St. Petersburg, è che le differenze si amplificano.
I giocatori non è che hanno delle scelte che poi pagheranno in fondo, dovete essere costanti, è una maratona in cui si piano piano, uno dopo l'altro, i giocatori cedono e alla fine chi resiste fino in fondo è quello che vince. Non ci sono fenomeni dell'ultimo turno, non ci sono super bonus, non c'è niente, c'è la continua ottimizzazione carta per carta. È una pressione che non è comune a tutti i giochi da tavolo, non ci si può permettere passi falsi. E questo lo dico non perché ho giocato le finali del campionato italiano, lo dico perché l'ho visto succedere più e più volte. È chiaro che se uno mi dice, eh sì, Jack, però io, sai, ho giocato le finali di Marco Polo, ogni mossa conta. Sì, beh, ok, stiamo parlando dell'eccellenza dell'1% dei top giocatori italiani di quel gioco. Qui stiamo parlando che ogni partita può essere decisa anche da un singolo errore. Ora, questo gioco è certamente parte di una razza di GDT che sono un po' in calo, non si fanno più giochi così tosti, è vero, è vero. Io non è che sono nostalgico e dico si stava meglio quando si stava peggio, io dico che però avere in collezione questo tipo di giochi dà una, secondo me, arricchisce la vostra collezione e secondo me anche la vostra consapevolezza di giocatori che magari hanno iniziato 2, 3, 4 anni fa, o hanno iniziato con la pandemia, eccetera, per darvi uno sguardo nel passato e darvi appunto una prospettiva storica su quello che è stato anche lo sviluppo dello stile dei giochi da tavolo. Questo gioco è stato edito da Hansim Gluck, che al momento è famoso per fare giochi praticamente Family o Family Plus, ed è effettivamente un gioco Family Family Plus quando si guardano le regole e quando si guarda la spiega e il setup sul tavolo, però nasconde, ripeto, una profondità e una durezza che non sono comuni. C'è una piccola critica meccanica che devo muovere al gioco. Secondo me c'è un vantaggio che non è compensato da niente per il primo giocatore che inizia il primo turno. Ora, è importante notare che ogni singola fase vede un giocatore diverso iniziare per primo. Ok? Quindi non è che il primo che sceglie le verdi, poi è il primo che sceglie le azzurre. Però è vero che ci sono delle carte molto più importanti da prendere il primo turno, per cui è obiettivamente vantaggioso essere primi di turno. Fatemi sapere se avete già giocato a San Petersburg, cosa ne pensate. Secondo me è un vantaggio, oggettivo che non viene compensato in alcun modo. Il primo giocatore al primo turno che ha la possibilità di scegliere dall'intero mercatino vergine delle carte verdi è avvantaggiato, semplicemente perché risparmierà dei soldi. Non entro nel merito di questa, nel merito tecnico, di questa mia osservazione, ve la lascio per un po' dopo che avete fatto un po' di partite. O ripeto, se avete già il gioco e se siete dei draghi di San Petersburg, fatemi sapere. Secondo me c'è questo piccolo vantaggio che è iniziare per primi. Una cosa che nel giorno d'oggi, ovviamente, come sapete bene, viene compensato nei modi più disparati. Insomma, il primo giocatore ha sempre poi meno soldi, meno risorse, eccetera. Invece qui niente, è il primo e basta. Ovviamente diciamo, segnalini primo giocatore ruotano ogni round, quindi non so, il primo turno siete i primi nelle verdi, il secondo turno siete i primi nelle arancioni e quant'altro. Però ecco, ripeto, secondo me questa cosa rimane. Quindi, esperienza complessiva, un gioco veramente quasi elementare per certi standard attuali di un'epoca che viviamo, che è quella del magari the more the better. Quindi abbiamo giochi che mettono dentro 5-6 meccaniche, buttano su idee originali con tonnellate di cose già viste per fare, diciamo, spessore e riuscire a essere qualificati come giochi per esperti e quindi avere più appeal per una fetta di mercato. Questo gioco qui se ne fregava abbastanza, era un gioco family fatto per esperti che mescolava le due cose in maniera abbastanza unica. 2-4 giocatori, io lo straconsiglio in 4 giocatori, ovviamente, anche qui, the more the better, per la seconda volta utilizziamo questo detto.
in quattro giocatori si ha una certa varianza, c'è una bella pressione su che carte acquistare, perché ovviamente ci sono quattro persone che cercano di acquistare le carte migliori per loro stessi. Si può giocare in due tranquillamente, il gioco è secondo me più che discreto anche in due, anzi ovviamente si può giocare tantissimo di counterpick, cioè come al solito molto più controllo in due eccetera eccetera, godibilissimo anche in tre, ma il miglior player count secondo me rimane 4. La durata è piuttosto contenuta perché non c'è molto altro da fare se non acquistare carte, quindi non ci sono turni di combo matte da fare. Ovviamente ogni turno i giocatori ricevono una rendita, ma diciamo che il tempo che perdete per rimpinguare i soldi e contare i punti vittoria delle persone tra 2 e 4 cambia veramente poco, quindi non ci sono turni lunghi o tanto bookkeeping, sono semplicemente qualche moneta in più che arriva, un po' di punti vittoria, eccetera. Dipendenza dalla lingua, zero. E qui arriviamo al punto focale, ovviamente la parte di la vendita di questo gioco, trovare questo gioco. Io non mi sono sentito di spendere circa, secondo me, 80-90 euro per un usato che è un gioco non facilissimo da intavolare, perché io conosco bene i miei gruppi, so che questo gioco qui potrebbe avere dei risvolti negativi, può spaventare l'endgame, può spaventare l'enorme differenza fra un giocatore esperto e uno no, può spaventare il fatto che ci sono delle situazioni in cui siete obiettivamente bloccati e passati i turni a non fare niente perché non avete più soldi e quindi passano le fasi e voi siete inchiodati e non avete niente da fare. Questa roba è, come detto, fa parte dell'esperienza complessiva piuttosto brutale, draconica di St. Petersburg. Imparare a gestire però questo gioco e farlo funzionare veramente dà però una grandissima soddisfazione, ve lo devo dire, anche quando non vinci, quando hai fatto una bella partita, sai di aver fatto una bella partita, sai di aver giocato bene. Poi magari mi hanno fregato di 5-6 punti, 120 a 118, va benissimo, ok, avete fatto una bella partita. Ma quando la partita va male, va veramente, veramente male. Alcune delle mie prime partite sono state un dramma, con io che non compravo niente, questi che compravano carte tutti i turni, e io dicevo: ma i soldi dove li hanno presi? E non ci poteva essere niente di sbagliato perché lo fa faceva tutti i conti Board Game Arena, quindi c'era proprio qualcosa di sbagliato in me, ok? In me come giocatore. Ma questa cosa non è più successa. Dopo un po' ho iniziato a capire il flusso, questo flusso, diciamo di rendita e spesa, che resta veramente affascinante, resta un mostro misterioso da governare e da tenere sotto controllo e da usare per insomma il proprio profitto e per la vittoria finale. Altre note, ripeto, torno un attimo a bomba sul discorso del mercato. L'indipendenza dalla lingua ne fa un gioco che dovrebbe essere più accessibile dal punto di vista dei mercati dell'usato, eccetera. Non mi pare ci siano molte differenze fra la versione 2000, del 2004 e quella del decimo anniversario, quella del 2014. Chiaramente quella del 2014 è più piacevole a livello di grafica, anche se personalmente io sono abbastanza ormai affezionato a quella del 2004, illustrata da Doris Matthaus. Lo vedo adesso. E perché anche questa sorta di grafica molto piatta gli dava una bella carta molto consistente, mi piaceva molto. Però c'è da dire che la versione del 2014, se mai riusciste a metterci le mani sopra, contiene dei moduli aggiuntivi, tra cui il mercato, che io non ho mai provato, perché sapete, sono refrattario alle espansioni per il gusto di averle. Ovviamente ci sono anche due mini espansioni che non erano contenute nella scatola del 2004. Fa del 2014 una versione, come dire, irrinunciabile? No, per niente. Il gioco, secondo me, va giocato in purezza per quello che è, per quello che fu originariamente concepito da Bernd Brunhofer,
che ovviamente ricordiamo con questo gioco ebbe una valanga di nomination. Vinse il Trick Track d'Or in Francia, premio che non esiste più perché non esiste più Trick Track. Fu nominato per tantissimi giochi, tra cui lo Spiel des Jahres, lo Spiel der Spiele Hit für Experten Recommended, Japan Board Game Prize Best Advanced Board Game Nominee. Ecco, non vinse quasi niente, ma fu spesso tra i finalisti dei vari premi del tempo, che erano tra l'altro molto molto meno rispetto a quelli attuali, dove c'è un premio praticamente ogni mese. C'è anche la versione inglese, che è della Rio Grande Games. Ovviamente il gioco è esauritissimo attraverso i classici negozi online. Dovete cercare nei mercatini dell'usato, dovete cercare su eBay, dovete cercare su Vinted, dovete cercare sul mercatino di Board Game Geek, sperare di trovare l'occasione giusta. Le copie sono quelle, non si creeranno dal nulla. Dubito che questo gioco verrà mai ristampato in maniera massiccia. Lo spero, perché sarebbe molto bello. Però se non volete spendere 90 euro per delle carte piccole e un tabellone che più spoglio non si può, potete rivolgervi a il signor Board Game Arena. Come sapete, io non vado matto in generale per Board Game Arena, lo uso perché se ci sono dei titoli che mi interessano e non potrei giocare altrimenti, oppure ho le serate libere in cui sono da solo, e soprattutto per il podcast mi sacrifico volentieri e non succede niente, però io ovviamente preferisco giocare con persone fisiche. Detto questo, il gioco è molto piacevole anche su Board Game Arena, dura veramente poco e rimane comunque molto molto brutale. Ragazzi, ci rivediamo con tutti gli altri per la chiusura di questo episodio. Un saluto a tutti, ciao ciao. Siamo tornati per i saluti finali, per dirvi che anche questa settimana credo che abbiamo dato tutto, altre due orette di... Tra l'altro ci siamo dimenticati di dire che sabato siamo stati alla Dadi in Bilico. Fai a sapere alla convention di Dadi in Bilico, e speriamo che sia andata tutto bene, dai. Abbiamo annunciato già due settimane fa comunque. Ragazzi, abbiamo dormito nell'albergo in cui si tiene la con, cioè quando mai ci è capitato di scendere con l'ascensore o le scale mentre fai colazione e giocare. Esatto. Vai. Va bene ragazzi, che dire, abbiamo dato veramente tutto, credo che abbiamo chiuso definitivamente il capitolo Essen. Dalla settimana prossima si volta definitivamente pagina, si torna più o meno alla normalità dei 4. Ora siamo in vista della DBCon, quindi lavoriamo per quello. Esatto. Un saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac, uno da... Grazie a tutti amici, come sempre ci vediamo dall'altra parte. Ciao, 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 ciao.